Ricevitoria Gerace a Monteponellipo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere ed Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Match Point. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone-Ritopo. Su di noi, puoi scommetterci. Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio si alzò, andò ad aprire e vide che non c'era nessuno. Gentili telespettatori di S1 TV, buon pomeriggio dalla bolgia del Frabotto Mannesi. Dove la squadra esterna 7 di S1 TV, magistralmente guidata da Pasquale Lentini, con la voce di Giorgio De Filippis, gli opinionisti Pantaleone Leto e Giuseppe Ranieri e l'assistente alla regia Adele Chiaravallotti è lieta di offrirvi l'importante partita tra Montepaone e Rombiolese, il big match della ventottesima giornata, la partita che segna un discrimine tra quello che è successo e quanto succederà successivamente. È veramente una bolgia, dicevamo, il frabotto Mannesi. Non riusciamo quasi a vedere nulla perché c'è una splendida coreografia dei tifosi che hanno dato sfogo a tutta la loro fantasia convocando in tribuna anche tutti i ragazzi della scuola calcio. Un saluto inizialmente a Pantaleone Leto emozionato per questo che è il big match della ventottesima giornata del campionato di prima categoria Girone C. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di SNU TV, buon pomeriggio a te Giorgio. Una giornata bellissima qui a Montepone, emozionante, un entusiasmo d'altri tempi, possiamo dire, qui alla Frabottomannesi. Stadio pienissimo con una tifoseria organizzata per quella che è la partita più importante della stagione. Montepone in testa alla classifica, riceve la Rombiolese che segue dietro, si gioca buona parte della stagione. Quindi assisteremo a uno spettacolo che ci farà emozionare sicuramente. Giuseppe Ranieri, inviato della Gazzetta del Sud, domani servirà una pagina per commentare il calore e la bellezza di questi meravigliosi tifosi. Potrebbe servire una pagina e un po' di meno. Comunque, match delle grandi occasioni qui al frapporto Marnesi di Montepone, davanti ad una compagine di tutto rispetto, il Montepone cercherà di imporre la sua legge, la supremazia territoriale che ha sempre avuto in questo campionato. È pur vero però che la, il match sarà duro e il fattore campo potrebbe fare la differenza. Giorgio. E intanto noi salutiamo anche Maurizio Vatrano, lo scoutman che è lì pronto poi a darci tutta una serie di indicazioni, ci saluta da lontano perché quest'oggi anche la tribuna stampa è al centro della uh, coreografia meravigliosa organizzata dai tifosi, lo striscione uh, che scende dal secondo anello recita la squadra per vincere ma l'impegno per ottenere i risultati e quindi tutti insieme con una sola voce, un solo cuore, un solo grido per dire Montepone al cospetto di una signora rombiolese. Che pur con una partita in meno continua ad essere l'avversario principale della squadra di Mister Pisano in, questa, in questo campionato. Ecco per quanto è possibile vedere, eh, perché appunto la visuale dicevamo siamo al centro della coreografia, i giocatori sono pronti a entrare in campo insieme con i giovani ragazzi della scuola calcio e tra poco assisteremo a un vero boato perché qui si prepara qualcosa di grosso. Fuoco ai fumogeni, rullo di tamburi, musica e tutto diverso. Giallo-verde per questa che è la partita dell'anno, la partita grazie alla quale il Monte dovrebbe riuscire a mettere la parola importante a un campionato che è già stato eccezionale. Intanto noi cogliamo l'occasione per dirvi quali sono le formazioni con le quali si schierano in campo, anche se ci ricorda il nostro vecchio mondo ultra questo insieme di fumogeni che si stanno accendendo. La Rombiolese, agli ordini di Mister Dino Grande, schiera Colossimo, Socoma Pata, Toscano, Sangari Ascone, Mazzitelli, Crudo, Monteleone. Campo e Fanelli, in panchina accanto al mister Lorenzo Aquilano, Contartese, Lamalfa, Franzè, Matteo e Petrolo. Ed è in mezzo agli ultras, tra gli ultras e tra i fumogeni che vi diciamo chi scende in campo per il Monte Paone oggi per difendere i colori di un'intera città. Leone, Francesco Fiorentino, Scarfone, Mellace, Conidi, Grillone. Paparazzo, Marco Voci, Procopio, Vatrella, Domenico Voci. Agli ordini di Mister Pisano in panchina ci saranno Emanuele Fiorentino, Macri, Pisani, Meliti, Ienco, il Millennials, Doria e Pirritano. Il compito di. Tenere, al posto, tenere in ordine questa partita spetta al signor Gianluca De Luca di, della sezione Di Paola e sarà lui, appunto, un giovane arbitro, ma del quale si parla già molto bene, a dirci, a dirci come si svolgerà e in che maniera si svolgerà questo, che è uno dei match più attesi. E tanto è vero che, appunto, la bolgia del frambotto Mannesi è veramente indescrivibile. Vediamo Pantaleone Leto. Raramente ti avevo visto commosso a una partita di calcio, ma la gioia di questi ragazzi lo merita. Non ho sentito, Giorgio, io sono coinvolto col pubblico, io mi faccio coinvolgere anche se non possiamo dire noi di, per chi ti fiamo, ma io quando vedo l'entusiasmo di questi ragazzi qui sugli spalti mi faccio coinvolgere con loro, quindi non ho sentito quello che mi hai detto. Se me lo ripeti, io posso. sei eri commosso per questo meraviglioso tifo? Per questo meraviglioso tifo! Certo, eh, quindi mi stai facendo la domanda proprio sul, sul tifo, certo, è una giornata come dicevo prima bellissima, emozionante, un tifo di altre categorie si sono organizzati in un modo veramente splendido per accogliere la squadra in campo e speriamo possa essere una giornata di festa. Ed ecco che intanto si stanno salutando. Il Montepaone inizierà la partita attaccando da, dalla nostra sinistra verso destra con la classica maglia verde con calzoncini gialli e calzettoni verdi con inserti bianchi. Dall'altro lato il, eh, la squadra della Rombiolese in tenuta bianca con calzoncini azzurri e calzettoni neri. E quindi vediamo un attimo perché c'è un numero che non c'era stato comunicato in sede di eh, consegna delle distinte, il numero 23 chiediamo poi agli amici Leto e Giuseppe Ranieri dovrebbe essere il difensore centrale a fianco a Sangare eh, appunto il numero 23 eh, robusto e solido come un difensore centrale deve essere cercheremo di identificarlo comunque intanto si sono già disposti occhio ai cronometri perché sta per partire la partita della stagione la partita dell'anno, la partita del Montepone contro la Rombiolese ecco che il signor De Luca ha comunque preso le misure anche alle, porti, alle porte e alle reti e vediamo appunto che è quasi tutto pronto per dare il via a questo match attesissimo con tutti i bambini che sono già in piedi pronti a un solo grido forza Montepaone. Ecco che sta per fischiare il signor De Luca, meno 3, meno 2, meno 1, ancora un pensierino per i portieri e poi via. Sta per cominciare il match Montepaone-Rombiolese. Ecco che eh, ha cominciato subito il Montepaone con un lancio lungo e che per è per facile preda di Colosimi. Ved vedremo poi successivamente come si dispongono le squadre in campo, mentre Sangare che rilancia lungo il pallone all'altezza del centrocampo dove c'è un colpo di testa del numero 9, eh, che si tratta di Monte, pa eh, Monte Leone. E ricordiamo che l'attacco della Rombiolese è un signore attacco che presenta campo e Fanelli, soprattutto Fanelli che è secondo soltanto a Giglio nella classifica dei marcatori del campionato di prima categoria gironecci mentre invece poi c'è Marco Voci il numero 8 che ha segnato 21 reti intanto c'è un contrasto tra Mellace e Toscano il lancio lungo a cercare ci sembra proprio Fanelli che non aggancia il pallone e la palla si perde in rimessa in rimessa laterale ecco che Intanto stiamo accertando, ma comunque si tratterà sicuramente di eh, Ascone, presumo, ma vedremo il, che è rappresentato col numero 6 in distinta. Intanto Fiorentino, colpo di testa di campo. La palla eh, finisce tra i piedi di un giocatore del il numero 4. Si tratta di Toscano, del, della Rombiolese, e rilancia a favorire il leone dell'attacco del Montepaone il numero 9 eh, Procopio, mentre Sangare, appunto, fa eh, buona guardia. Sarà Pata a effettuare questa rimessa laterale, quando è già passato un intero minuto di questa emozionantissima partita e il rilancio va a favorire Procopio, alza, alza leggermente la gamba su Sangare e giustamente il signor De Luca fischia la, uh, la punizione per un fallo uh, nei confronti del difensore centrale del... Difensore centrale del uh, della, della Rombiolese che sarà, sarà proprio quest'ultima squadra a ripartire, siamo con un calcio di rinvio praticamente dalla metà campo, dalla parte interna della metà campo della squadra vibonese il pallone arriva in cielo a colpire eh, Fanelli, il colpo di testa però viene bloccato dalla difesa del Montepone con Ailander Mellace che è smista per Fiorentino il lancio vede intercettare la palla dal numero 4 toscano, ancora una sventagliata a cercare il L'attaccante ma il rinvio cerca di favorire Marco Voci, il 7 Mazzitelli e quindi come dicevamo il numero 23 è in realtà Ascone, travestito da 23 aveva il 6. E quindi ringraziamo Giuseppe Ranieri, noi eh, lo ringraziamo tantissimo per il contributo dato quest'anno perché tra un appunto e l'altro lui si, si lascia coinvolgere dalla nostra telecronaca. Cerchiamo di fare il tutto per essere più precisi possibili su questa cronaca sportiva. Oggi sarà una partita bellissima per cui dobbiamo essere ancora più precisi. E certamente la precisione è un po' il nostro motto salutiamo i raccattapalle del Montepaone sempre presenti e solerti schierati dietro le due porte e onestamente dopo aver visto le raccattapalle della volle femminile Soverato ritengo che quelli del Montepaone siano degli angioletti per come eh, svolgono eh, la loro attività ecco che c'è una rimessa laterale da parte di Scarfone che tocca per Grillone ed entriamo subito in crona che rilancio però è impreciso e finisce in rimessa laterale dicevamo Parter de Rouen perché c'è tutta Montepaone sportiva politica di comuni cittadini c'è una grande presenza anche dei comuni del comprensorio soprattutto c'è un grande tifo e cogliamo l'occasione per salutare uh, un altro eh, diciamo un altro punto di riferimento un altro riferimento storico del com, de, nel comprensorio per quanto riguarda lo sport il professore Franco Laganà che è qui da noi professore oggi è a riposo senza telecronaca però giudicherà quello che fanno questi giovinastri. Sì sicuramente sarà una bellissima partita, il pubblico è grandioso, speriamo che il Montepone riesca a conquistare questi tre punti per meritare la promozione. E chi non ha sentito un commento del professore Laganà a una partita di calcio, non ha vissuto pienamente appunto questo sport. Intanto attenzione che si invola in velocità, ci sembra crudo ma è lui, Mellace, che esce palla al piede sventaglia in velocità per Vatrella che parte velocissimo, va di fronte a sé Sangare che entra con decisione e questo probabilmente sarà un bello scontro tra il centrale vibonese e l'espresso di Staletti, appunto Vatrella, che in velocità sicuramente daranno spettacolo. Ecco che ancora Fiorentino, si tratta di Francesco, per tocca per Domenico Voci, interviene Toscano e mette la palla in rimessa laterale. Ci sembra che le due squadre si stiano rispettando molto e soprattutto studiando perché appena una delle due attacca subito viene mandata la palla in rimessa laterale. Tocco di mano involontario di Procopio, colpo da scorpione di Mellasce, ancora salta Procopio, un po' di confusione recupera Fiorentino, tocco per voci, alla fine si padrisce la palla a campo e lancia in velocità e certamente non è tenero sulle sue caviglie l'intervento di Procopio, non, non cattivo ma certamente deciso anche perché quando si gioca in casa bisogna far sentire alla squadra ospite il peso appunto della, della trasferta. Intanto c'è già qualche momento di nervosismo con Ascone che va appunto a ricordare che la sua stazza gli permette anche di essere duro e deciso sono nei, nei contrasti mentre intanto si riprende la partita e mister Pisano sia mister Pisano che mister Grande danno tranquillità ai loro giocatori e a questo punto chiediamo a Pantalone letto che è un esperto in questo senso come si stanno schierando tatticamente le due squadre come dicevi tu giusto Giorgio questa prima fase studio molto rispetto delle due squadre l'una verso l'altra il Montopone ha cercato in questa fase di portarsi in avanti il fallo ha un po' innervosito gli animi, diciamo che ognuna delle squadre cerca di imporre la propria, il proprio predominio, quindi subito la Rombiolesi ha fatto capire che ci sono anche loro, mh, soprattutto con, con Ascona che con quel fisico si è portato in avanti a, a, a minacciare, tra virgolette, gli avversari. Eh, Giuseppe, sono in 4 in difesa nel Montepone, anche se noi non riusciamo mai a comprendere pienamente tutte le alchimie tattiche di mister Pisano. Sembrerebbe un 4-4-2, ma il Montepone ci ha abituato a molta d'utilità negli schemi tattici. Gli ospiti invece schierano un 4-4-2. Sicuramente la rombiolese è molto più visibile, il tocco di eh, Monteleone, la palla però viene ancora ribattuta, non eh, si pone problemi nell'intervento Il del giocatore della rombiolese, l'arbitro fischia, fa riparte subito il gioco, Domenico Vosci viene fermato da Socoma che è uno dei due fuori quota insieme a Pata, ecco che ancora Domenico Vosci elegantemente va via un avversario, sovrapposizione immediata di Scarfone che riceve palla, ha di fronte a sé il numero 7 Mazzitelli, rientra e torna indietro, è ancora Domenico Vosci con addirittura Monteleone che... Va a dar fastidio a Mellace nella fase di impostazione. Il lancio non favorisce Fiorentino ma vede inserimento di Fanelli, ma Fiorentino gli strappa il pallone, allarga per Vatrella, il pubblico è già in piedi e in attesa del cross, si defila Vatrella, parte la parabola, arriva in aria, colpo di testa del numero qua e poi paparazzo e il tocco di Procopio. Per un attimo non si è riusciti a concretizzare una situazione appunto. Particolare con il tiro quando siamo al settimo minuto e dieci secondi di eh, Paparazzo che non ha visto il tap in di Procopio sul, uh, da distanza praticamente ravvicinata. Probabilmente Colosimo non avrebbe potuto far nulla. Ecco che sarà proprio il, il del, del della, della Rombiolese a rinviare la palla arriva in zona Fanelli che evita l'intervento di Fiorentino, se ne va in velocità accanto a Secampo. Rientra Fiorentino, ce, viene triplicata la marcatura su Fanelli. con Domenico Voci che chiude subito con attenzione e precisione su questa situazione d'attacco del Rombiolese. E sarà appunto la squadra di Mister Grande con, nella persona di Pata a effettuare appunto questa rimessa con il tocco di campo che cerca di dialogare con Fanelli, ma recupera il pallone ancora Fanelli. Si scontra in maniera molto maschia con Paparazzo. Il rilancio però favorisce l'arrivo di Ascone con Procopio che vola in velocità costringendo Colosimi a un rinvio lungo e Preciso, però, perché finisce sulla testa. Di campo è ancora Vatrella che dialoga con Domenico Voci. Domenico Voci si ferma, ragiona, torna indietro e tocca per Conidi nella tradizionale tenuta a maniche corte. Ormai siamo in primavera, ma Conidi è un guerriero anche lui e quindi non teme il freddo, non l'ha temuto in dicembre, non lo teme certamente in primavera. Il tocco a favorire Domenico Voci è leggermente lungo: il rilancio di pata impatta su Toscano che però poi recupera ancora la palla. Ha di fronte a sé Procopio, se ne va in bello stile, tocca per Monte, Paone, Monte Leone. Impreciso il, eh, il tocco, e la palla finisce poi a Scarfone che cerca di attivarsi anche se ha di fronte a sé Crudo che, in quella zona di competenza, appunto, praticamente lo marca. Sventagliata precisa di eh, Mellace che bacia il piatto destro di Fiorentino, due passi e fucilata di Fiorentino all'ottavo minuto e 59 secondi, quindi praticamente al nono. Uh, il tiro finisce però uh, lontano dai pali difesi da Colossimi, mentre c'è qualcosa che non va per quanto riguarda il signor De Luca che se la prende chiaramente con i raccattapalle chiedendo che siano almeno un metro dietro la porta. Uh, chiediamo soltanto in fase di organizzazione alla nostra segretaria, eh, assistente alla regia la, delle Chiavallotti. Questo è uno spettacolo meraviglioso. Il pubblico come l'hai trovato? Il pubblico partecipa in maniera molto calorosa, sono quasi tutti pronti a un'eventuale vittoria, perché questo si aspettano ormai dal Monte Paone ringraziamo e torna poi al suo lavoro organizzativo perché qui purtroppo in tribuna stampa è necessario l'apporto di tutti e la squadra esterna 7 ormai è diventata una si muove con gli stessi ordini tattici del Real Paone. intanto si chiude la trama offensiva, si sovrappongono Ascone e Sangare, il tocco poi è per Paparazzo lancio per Marco Voci all'ultimo momento ci mette una pezza ci sembra il numero 7 eh, Mazzitelli, altrimenti la palla sarebbe filtrata lì dove Marco Voci non ha mai pietà per i portieri avversari e Crudo che combatte con Scarfone e mette la palla in rimessa laterale. Sarà lo stesso Scarfone a effettuare questo, uh, questo rilancio, appunto, con le mani per favorire paparazzo. Domenico Voci, che è ogni presente in ogni zona del campo, subisce però fallo, giusta la segnalazione da parte del signor De Luca. In questo caso è stato il fuori quota Socoma a toccare e a far cadere il giocatore del Monte Paone. Sarà ora Highlander Mellani l'altro il guerriero per antonomasia a battere questo pallone con tutta la rombiolese che si schiera all'altezza dei 16 metri, rimane soltanto Fanelli in avanti. Oltre chiaramente alla barriera, e il Montepone che porta in aria i lunghi. Si tratta di cinque giocatori. Vediamo eh, dove arriverà la sfera colpita da Mellace. Colpo di testa, Fanelli si imbatte in Fiorentino, alza un po' la gamba e qua, effettivamente, c'era il fallo, però rovescia probabilmente la decisione del signor De Luca. Eh, in questo caso, appena. Finalizzato il difensore, palla in movimento, eh, Giuseppe, eh, il signor De Luca deve tenerla in pugno questa partita. Eh sì, ci vuole autorità in campo, anche perché gli animi sono caldi e la partita potrebbe decollare. E soprattutto bisogna capire di chi era la punizione, la battuta poi il Montepaone con Mellace esterno destro a ingaggiare appunto Scarfone, si inserisce Mazzitelli, tocca per Crudo che però viene fermato molto bene da Mellace, ancora il tocco per... Eh, per, a, per a, a Scarfone e... Eh. <laughs> È Molto deciso Socoma gioca un po' all'ingresso e vediamo che ora becca un rimprovero verbale da parte del signor De Luca, ma è il secondo intervento appunto dove Socoma cerca di dimostrare la, la propria decisione, la propria fisicità, bloccando appunto gli attacchi del Monte Paone. E ancora toccherà a Mellace innescare questa azione cercando di lanciare Procopio, che già sta controllando la distanza degli, degli avversari per poter. Eventualmente sfruttare anche mezzo metro di spazio, parte Mellace. Non c'è fuori gioco. Arriva la palla e tocca con di testa. Scone che, come dicevamo, ha proprio il physique du roll del centrale. Riparte, appunto, campo anzi, si tratta di Fanelli che, che poggia per campo, che non ha un ottimo controllo. La palla finisce out. L'arbitro fa proseguire e Crudo che eh, appoggia, ma viene chiuso da Mellace. E ci sarà una rimessa laterale in zona d'attacco per una Rombiolese che si è presentata qui al Frabotto Mannesi con la decisione la capolista perché ricordiamo deve recuperare ancora una partita in quel di Terina, non si tratta di una partita facile perché Terina è un po' un fortino, però sicuramente può dare la possibilità in caso di risultato positivo per la Rombiolese eh, in, in questa domenica di poter poi vedersela col San Gregorio. Primo calcio d'angolo che andiamo ad annotare su tutti i nostri taccuini per quanto riguarda il, la Rombiolese è quando siamo giunti al tredicesimo minuto ecco che scendono sia Socoma che Sangare che probabilmente sono i colpitori di testa insieme a Fanelli e non può mancare neanche Ascone ma non può mancare neanche Salvatore Procopio che mette fuori la palla che finisce nella zona eh, presidiata da Mazzitelli che conquista una rimessa laterale lascia Rombiolese ancora in attacco per appunto dare, dare fastidio alla difesa del Montepone scambio col numero 4 Toscano la palla si impenna ecco che allarga anche un po' il gomito ci sembra che si tratti di eh, Socoma che poi appoggia per campo, fucilata e grande, Leone si distende al tredicesimo e 43 secondi e con grande riflesso va a bloccare a terra e non era una parata facile, il gran sinistro, il gran sinistro di campo, il numero 10 del, uh, della formazione de, della Rombiolese e in questo caso anche lui, Stefano Leone, classe 99, non è un millennials soltanto per un anno, dimostra che la scuola dei portieri del Monte... Paone certamente degna di nota dopo Emanuele Fiorentino ora c'è Leone in passato c'è stato Chiodo non sono mai mancati i grandi portieri nel Monte Paone ecco che Leone controlla la palla la appoggia per Conidi disturbato da Fanelli la, il Monte Paone gestisce il pallone come la Juventus in fase di impostazione del gioco e Conidi che parte c'è movimento da parte degli attaccanti ma Ascone impedisce che la palla finisca a Voci Marco Voci oggi schierato in una posizione di maggior eh, penetrazione maggiormente in avanti è un po' il terminale d'attacco insieme con Salvatore Procopio il signor De Luca continua a non vedere perfettamente ciò che accade nei piccoli momenti della partita in questo caso probabilmente l'ultimo tocco era dei bianchi di mister Grande riceve la palla Fanelli la mette in mezzo ma Mellace arpione il pallone lancia poi per Marco Voci controllo tocco all'indietro a favorire però l'attacco attenzione c'è Mazzitelli è ottima la chiusura non si passa da quel lato la sala cinesca è calata da Grillone con Scarfone che poi cerca il lancio verso Paparazzo, lancio impreciso che finisce in rimessa laterale salutiamo anche Mister Manno un altro grande allenatore che è qui probabilmente per vedere qualcosa cosa si aspetta da questa partita Mister? ma io sono un tifosissimo del Montepaone ho amici anche dall'altra parte però quelli più a cuore sono questi del Montepaone compreso il Grande Pisano. Mister Monteleone, Campo Fanelli, questi sono veramente di categoria superiore? Beh, penso proprio di sì, però singolarmente non si va da, da nessuna parte. Se si gioca di squadra è tutto di guadagnato, cosa che ha il Montepaone. Ringraziamo Mister Manno. Intanto c'è una punizione in favore del Monte Paone. Siamo nella tre quarti campo, zona d'attacco della squadra di Mister Pisano con Mellace che si prepara a calciare appunto col suo destro al, al veleno per le difese avversarie. Il tocco è per Vatrella, è uno schema, riceve la palla Marco Vosci, probabilmente in fuorigioco. Giuseppe Ranieri che è più vicino al monitor di servizio, era fuorigioco. Sul filo, sul filo. Ecco sì, in effetti sì, ora rivedendo l'azione possiamo dire che c'era questo fuorigioco. Il lancio viene bloccato da Grillone che scambia con Mellace, fa scorrere la palla, la controlla e l'appoggia per Fiorentino. Fiorentino alza la testa, si ferma un attimo e, eh, per far uscire, per far fare movimento alla difesa della Rombiolese. Ancora una volta è Sangare che anticipa in velocità Domenico Voci, riesce poi in maniera non elegantissima ma efficace a portare via la palla, ma c'è già il raddoppio di Procopio che va a chiudere e si deve rifugiare. Il numero 4 è la Rombiolese Toscano in rimessa laterale. E questo pressing asfissiante è una delle caratteristiche del Montepaone. Quando l'avversario ferma il pallone, sicura, attenzione, Colossi, arriva anche Marco Voci, Procopio, palo, arriva Paparazzo, gol! Ed esplode il Frabbotto Mannesi con... La rete, quando siamo giunti al diciassettesimo minuto, una penetrazione, ci hanno creduto i giocatori del Montepaone e hanno messo in rete Leto. Tu che ti sei alzato per primo, possiamo dire che ha segnato Paparazzo, era Scarfone? Sì, mi pare Paparazzo che è stato il più veloce a riprendere la palla e a ribadire in rete una bella azione martellante del Montepaone che quando attacca da questa parte è veramente incontenibile. L'avevamo visto pure nell'azione precedente in cui era andato vicino alla rete Procopio. In questa occasione non ha sbagliato, 1-0 e eh, si sì, va avanti. Sarà una partita lunga e penso bella. E mi dispiace dovertelo dire Leo ma ha segnato Scarfone, ecco perché era sulla fascia sinistra e ora è andato a baciare eh, il pubblico dimostrando il cuore a dare una pacca sulle spalle a Pisano e quindi ci correggiamo perché nell'emozione del momento non abbiamo letto il numero, è stato Scarfone al 17 a mettere in porta questa, questa rete, questa palla e quindi portare in vantaggio nel momento più importante della partita cioè nei primi 20 minuti il Montepaone, anche in questo caso Trattandosi del diciassettesimo, non siamo venuti almeno alla vecchia regola per cui il Monte Paone non ha mai segnato tra, nei primi cinque eh, minuti tra il decimo e il quindicesimo e tra il ventesimo e il trentesimo. Sono le uniche fasce orarie che il Monte Paone non ha mai battezzato con una rete. E quindi la Rombiolese si trova dopo soli 18 minuti in svantaggio per 1-0. C'è stato il palo sul tiro di Procopio, poi Scarfone come eh, un avvoltoio ha preso la palla e di sinistro l'ha messa dentro. Lì dove Colossimo non poteva far nulla. Montepaone 1, uh, Rombiolese 0 e andiamo a vedere quale sarà la reazione degli uomini di Mister Grande. C'è ora una punizione che vede tutta la Rombiolese catapultarsi nell'area di rigore del... Montepaone, vediamo anche Procopio torna per dare sostegno, parte la parabola, mischia in aria, grappolo di uomini, ribatte sempre Scarfone che in questo momento sta proprio dominando uh, la, la propria zona di competenza con Mellace che stoppa di destro e rilancia di sinistro in una maniera però imprecisa che favorisce l'intervento di Sangare il lancio però è anche a sua volta impreciso con Mellace che cerca di ragionare, esterno destro al bacio per Marco Voci che si appoggia su Fiorentino, tocco di suola sovrapposizione ancora Marco Voci mette in mezzo si chiude la difesa della Rombiolese e la palla appunto torna però subito in possesso del Montepaone che si muove a fisarmonica con grande eleganza e soprattutto grande coralità e il colpo di tacco di Vatrella viene però intercettato <coughs> I giocatori della Rombiolese, Elegante se ne va a pata, ma su di sé Mellasce. L'intervento a gamba tesa fa giocare De Luca. Il lancio però viene intercettato dal numero 4 Toscano e la palla finisce in rimessa laterale. Leto mi è andata via la voce. Eh, Giorgio, stavo pensando poco fa, mi sa che Giorgio non arriva a fine partita con, con la voce, ora c'è stata una rimessa laterale. Già effettuata da Fiorentino se non sbaglio, poi ancora Mellace butta la palla in mezzo e viene rinviata a Montepone che ora si copre veloce l'azione la, della, della Rombiolese con Mazzitelli che va al tiro e il portiere para facilmente Giorgio ce la fai a riprendere la cronaca? Mi auguro di sì perché l'emozione è tanta la voce va via ma le caramelle servono proprio a questo, si è disteso con tranquillità Leone che nel suo completo verde anas dà tranquillità a tutta la squadra e si prepara a far risalire chiamando addirittura eh, Grillone a far risalire tutta la squadra e a rinviare oltre la metà campo dove c'è un elegante stop di Prococca copio che poi fa sportellate con un avversario che però lo blocca, è costretto però ad andare su una parte di campo dove non può fare granché e il pallone finisce poi rimessa laterale con Fanelli e Conidi che fanno amicizia. Sarà ora a campo a effettuare questa rimessa sempre per il numero 4 Toscano la palla si impenna, colpo di testa di Fanelli e poi sbroglia la situazione con Idi, Domenico Vosci elegantissimo, un giocatore tecnico che però sa anche farsi valere e poi l'esterno di Marco Vosci, non vede però arrivare Vatrella che però approfitta di un errore del diretto avversario, ora lo punta e lui l'amsic del Montebaone che punta la rete, tenta il tiro si accartoccia cioè e blocca Colosini con buona tranquillità quando siamo al 21esimo e 47 secondi notiamo in tribuna qui ai pressi a tribuna stampa anche l'avvocato Ratta, noto tifoso del Monte Paone. Avvocato, una partita da rimanere senza voce. Beh, sicuramente è entusiasmante in questa prima fase. Meritatamente siamo in vantaggio. Io spero che continui con questo ritmo e con questa organizzazione di gioco e sicuramente alla fine avremo un risultato positivo. Per ora è solo, eh, note, ci sono solo note positive da segnalare e i complimenti per questa grande squadra e questa grande organizzazione. Tutta Montepaone con il Real Montepaone. Assolutamente sì, è una squadra di Montepaone per Montepaone e quindi è giusto far sentire tutto il nostro colore e il nostro appoggio soprattutto in questo momento critico, in questo momento topico della stagione. Grazie all'avvocato Rattà, torniamo in postazione fortunatamente la tribuna stampa permette appunto di muoversi e a volte la lasciamo aperta la porta anche per sentire l'atmosfera che vola appunto sulla, uh, sulle tribune del Frabotto Mannesi e Fanelli che colpisce di testa con Idi che si in, uh, in possesso della palla, tocca per Paparazzo uh, appoggia all'indietro però subisce fallo, giusta la segnalazione di De Luca Paparazzo rimane, uh, rimane a terra e anche oggi cari Giuseppe Pantalone Leone, dobbiamo annotare che c'è una nutrita presenza di tifoseria femminile di alto stand, standing e di alta qualità sia per competenza che per bellezza. Eh ma come sempre è stato tutto il campionato, anche se oggi un po' di più, diciamo che le tifose del Montepone sono anche delle belle donne. Confermo. Ecco, Leto che ha una moglie che lo segue sempre anche nelle telecronache, che si tiene più sul vago e comunque la competenza dei tifosi del Montepaone non è mai stata in discussione. Il tocco però vede favorire il numero 4 Toscano che evita l'intervento di Domenico Voci, appoggia per Fiorentino che apre subito per Vatrella. Eh, sovrapposizione di Fiorentino, Vatrella si accentra, scambia con Procopio, cerca l'1-2 e poi ci pensa senza Fronzoli, Sangare a rinviare il pallone con tutta la onbiolese che si era ritratta nella propria metà campo e ancora Sangare che stroppa, stoppa la palla, la fa impennare eh, imperioso lo scatto di Conidi con Domenico Voci che entra in tackle col numero 4 Toscano che però poi lo costringe a un tocco all'indietro che favorisce alla fine la rombiolese e sarà il numero 7 Mazzitelli al 24 minuto e una manciata di secondi nonché di decime effettuare la rimessa che favorisce Ascone la palla finisce nella zona di Grillone preciso il colpo di testa a servire Mellace Lace si appoggia su Vatrella, stop elegante, scambia con Domenico Voci, apertura, no, no look per Procopio che non è in fuorigioco, ha di fronte a sé Mazzitelli, lo evita, sovrapposizioni Paparazzo e poi Mazzitelli recupera il pallone con Campo che mette una pezza per una rombiolese che sta soffrendo l'intraprendenza del Montepone che sicuramente con un assetto tattico indovinato sta cercando di mettere il sigillo a una gara iniziata già bene perché ricordiamo che al 17 c'è stato lo splendido gol. Di eh, Scarfone che al momento eh, determina il vantaggio della squadra di casa. Rimessa per il numero mm, 11. Fanelli che apre per Crudo eh, e poi interviene Fiorentino con Vatrella non si ferma la Rombiolese nonostante Mellace sia per terra e qua si ripete perché la Serie A fa storia. Eh, così come il Napoli non si fermava di fronte alla Juventus, anche se i giocatori erano per terra e le palle erano da restituire, così sta facendo la Rombiolese. Significa che il calcio di Serie A dà cattivi insegnamenti. No, non dà cattivi insegnamenti. Il regolamento dice che il gioco lo ferma l'arbitro, hanno fatto bene. Montepaone poi se succederà nel corso della partita non si fermerà nemmeno il Montepaone, voglio sperare, e continuerà a giocare. Molto British l'interpretazione di Pantaleone Letto, un uomo che ricordiamo nel suo passato ha giocato anche a Birmingham. Il tocco ora è per Campo che apre di, si, di destro verso Crudo. Si inserisce Fiorentino, stop elegante, ri, imposta l'azione per Domenico Voci che è arretrato e con grande intelligenza tattica su, eh, tocca per Conidi. E poi colpo di testa però vede l'intercettamento da parte della Rombiolese con il numero 8 Crudo che cerca di innescare Fanelli che finora non si è visto chiuso in una vera e propria ragnatela che gli tessono intorno i giocatori del Monte Paone. E intanto, mentre noi cerchiamo ancora evoluzioni all'interno della tribuna stampa, andiamo a disturbare Maurizio Vatrano, l'uomo dei dati, lo scoutman. Come siamo messi? Come sta andando dal punto di vista dei numeri? Diciamo che fino al gol c'è stata una prevalenza di gioco da parte del Monte Paone. Ovviamente, adesso la Rombione deve fare qualcosa di più e sta rischiando. Si sta spingendo avanti e dobbiamo stare attenti soprattutto agli uomini di esperienza, Fanelli campo. e Campo. Vediamo che il portiere loro spesso va a cercare già con il lancio lungo questi ultimi due giocatori citati. Per adesso sembra un gioco abbastanza fluido e anche pulito. Diciamo. Grazie a Maurizio Vatrano, come al solito lo disturbiamo il suo lavoro di grande attenzione e quindi non ci dice niente soltanto perché è un amico ed ecco che mentre siamo giunti al 27 minuto della prima frazione di gioco Real Montepaone 1 eh, Rombiolese 0 sarà il numero 10 campo colpendo di destro con le sue eleganti scarpe gialle a cercare di favorire l'impatto di testa di qualcuno dei suoi compagni la palla arriva in direzione Socoma che eh, controlla il pallone rimette in mezzo, attenzione alla mischia e Fanelli questa volta ci è voluta tutta l'esperienza di Mellace che con grande fisicità è anche riuscito a evitare una gomitazione probabilmente di Fanelli, ma sono quei casi in cui eh, l'esperienza conta moltissimo e eh, al 27 minuto per la prima volta abbiamo visto pericolosamente troppo vicino alla porta la Rombiolese. Riparte intanto il Montepaone con Conidi, sventagliata in avanti che però finisce nella zona di Pata che scambia con Sangare e Procopio riceve probabilmente una spinta ma l'arbitro non interviene ancora Pata e Procopio il pallone si impenna un po' la riviva il parroco combattimento all'arma bianca tra Fanelli e Conidi è lo stesso Conidi che poi va a marcare il numero 8 crudo la palla arriva al centro dell'aria importante l'intervento di Scarfone che evita che Socoma potesse colpire il pallone ancora la palla arriva in mezzo attraversa tutta l'aria è crudo che la porta sul destro parabola lunga Socoma colpo di testa e questa volta De Luca senza saperne leggere né scrivere chiama un fallo di confusione evitando appunto che ci possano essere ulteriori conseguenze mentre il numero, se non vado errato, 9 Monteleone è finito per terra perché nel saltare probabilmente ha ricevuto un colpo però eh, questa è la Rombiolese una squadra che con i cross può diventare pericolosa Sì, l'abbiamo visto in queste ultime due occasioni con una palla alta hanno provato a toccare verso la porta quindi fare molto attenzione ai cross che arrivano lì in area di rigore. Montepone che fin qui sta comunque respingendo con ordine gli attacchi della Rombiolese. L'unico vero pericolo è stato il tiro dalla distanza ben neutralizzato da, da Leone. Intanto riparte l'azione con il numero 9 Monteleone che è rimasto a bordo campo a farsi curare dai sanitari della Rombiolese, si gira due volte su se stesso Socoma e poi subisce fallo da parte del numero 6 Grillone, non sono proprio amicissimi i due giocatori, vediamo che serve De Luca per poter evitare qualche rimostranza per quanto riguarda i giocatori della Rombiolese e in questo caso probabilmente un po' il nervosismo, un po' la volontà di portare la partita su dei binari specifici. Di fisicità e mascolinità, diciamo, uh, fa venire fuori appunto un po' qualche attrito che però viene sedato immediatamente da De Luca che dice queste cose, queste cose non, non si fanno più. Intanto vediamo che come ci fa notare Giuseppe Ranieri, Mellace e Ascone si parlano e certamente si saranno detti ti voglio bene, ti penso sempre. Beh, certamente non se le sono mandati a dire. Stavamo dicendo con Leto che l'arbitro dovrebbe avere più autorità, forse qualche cartellino non guasterebbe il match. Anche se quando siamo soltanto alla mezz'ora poi potrebbe avere delle conseguenze. Intanto eh, sono tutti molto vicini vicini al centro dell'aria. Attenzione, perché uno schema da parte della Rombiolese. Arriva il pallone, mischia. E poi Domenico Voci che se ne va in bello stile, ma viene chiuso dal numero 4 Toscano. Che poi tenta un tiro velletario che finisce. Preda dei raccattapalle del Montepaone mentre viene restituita la palla appunto al uh, giovane Leone si tratta di Stefano Leone che tocca per uh, Grillone intanto si fanno sentire anche i tifosi per il Montepaone cerca di sfruttare in ampiezza appunto il campo facendo uh, allargare un po' le maglie della difesa del rombiolese con Conidi che tocca per Fiorentino, Novello, Lick Steiner ma in questo caso il tocco è impreciso e ancora Crudo che riceve palla di fronte a se due avversari scambia con Toscano, il passaggio per Fanelli vede il raddoppio di marcatura da parte di Voci Domenico e la palla che viene rinviata nella zona dove però Pata la recupera ed effettua una rimessa laterale in favore dei bianchi degli ospiti del Rombiolese e ancora Toscano sventaglia di destro a favorire il numero 7 eh, e si inserisce molto bene Scarfone anche se aveva alzato un po' la gamba eh, Socoma si inserisce Scarfone e mette la palla in rimessa laterale. È comunque una partita che non lascia momenti di distrazione perché da un momento all'altro l'altro il Montepaone potrebbe ripartire e la Rombiolese sicuramente sta effettuando quella pressione che è giusta da parte di una squadra ex capolista in questo momento che però vuole ribaltare il risultato. Parte ancora una parabola imprecisa da parte di campo e sarà ancora rimessa dal fondo per quanto riguarda il portiere del Montepaone Leone che però preferisce un pallone di migliore qualità e sicuramente di gonfiaggio più adeguato. Vedo però Pantaleone Leto distratto e mi chiedo perché. Stavamo un attimo parlando con uh, Giuseppe dicendo che sarebbe opportuno non uh, abbassarsi troppo in questa fase per non permettere alla rombiolese di non guadagnare terreno perché in questi ultimi minuti abbiamo visto la rombiolese girare un po' troppo intorno alla, alla porta del, del Monte Paone. E noi chiediamo conferma a Giuseppe, era vero o stavate guardando qualche tifosa? No, 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 era proprio così. Stavamo però sottolineando come, mentre la Rombiolese cercherebbe di metterla più sul nervosismo per cercare di approfittare di qualche ammonizione, il Montepone cerca di ripartire con eleganza, con il solito fraseggio per proporsi nella metà campo ospite. Intanto con dei tocchi di raffinata qualità il Montepaone esce fuori dalla situazione difensiva e vediamo con Grillone che lancia verso Voci Domenico, il pallone rimbalza, si inserisce però il difensore della Rombiolese, ecco che parte in velocità crudo, sovrapposizione di Pata, appoggia per Socoma che tocca in, uh, indietro per campo, che ha arretrato moltissimo, probabilmente cerca di tirare fuori qualche marcatore diretto per quanto riguarda la squadra del Montepaone crudo e quindi vediamo anche la celebre ormai è diventato un segno distintivo il frabotto mannesi eh, montagna piccola montagna di terriccio che serve appunto per riempire le buche quando si creano e che ha reso un po eh, singolare appunto per molti spettatori il frabotto mannesi o perlomeno riconoscibile e ancora sangare il lancio per pata che vede Vatrella intervenire con la gamba tesa il guardalini l'assistente arbitrale se la prende un po con vatrella probabilmente e anche lui attento ai propri giocatori, ricordiamo che in questa categoria i due guardalini sono di parte, uno della Rombiolese e uno del uh, Montepaone. Il colpo di testa è ancora del difensore Pata che mette rimessa laterale quando siamo giunti all'alba del 34 minuto con il Montepaone in vantaggio per una rete a zero e la palla viene rimessa verso Domenico Voci. Sangare lo anticipa, il rilancio di Ascone a favorire però nessuno perché recupera Grillone, si allarga poi verso Paparazzo che spizza di di testa per Scarfone che entra in velocità, brucia l'avversario, mette la palla in mezzo e poi ci pensa Toscano a scagliare il pallone lontano lì dove il campo finisce e ci dà soltanto la possibilità di alzare gli occhi e guardare il cielo, il mare e questo splendido azzurro che in questo momento stanno colorando insieme ai colori giallo-verdi la giornata di oggi, visto che il Montepaolo è in vantaggio per una rete a zero sarà ancora il numero 3 Scarfone a rimettere in gioco per Procopio che stoppa di petto ma non riesce a controllare il pallone e quindi si riprenderà ancora con la rimessa laterale, questa volta ci sembra che sia Toscano a cercare di innescare campo e poi ancora Toscano che lancia nel nulla o perlomeno dove c'è la situazione difensiva del Montepaone con Grillone e Scarfone che però non si intendono, e ancora Toscano che ruba palla, si accenna supera la metà campo, ha di fronte a sé Domenico Voci, cerca ancora il lancio per Fanelli che si è spostato a destra visto che da quel lato con, da, eh, a sinistra con Conidi non si passa, ma di là c'è Grillone e l'esito è lo stesso, Mellacet Tocco per Domenico Voci, ancora Procopio, spalle alla porta, lancio preciso per Marco Voci, ma Sangare e Toscano chiudono bene la linea difensiva e la linea di passaggio e quindi si riprende ancora con Paparazzo che serve Marco Voci. Tocco per Vatrella, di fronte a Sepata, si defila Vatrella, punta l'avversario, tocco con la suola, cerca di entrare in aria, mette in mezzo e poi è Toscano che di testa evita pericoli maggiori per la Rombiolese e mette la palla in calcio d'angolo, mi sembra che sia il primo calcio d'angolo per il Montepaone vediamo quale schema suggerirà dalla panchina mister Pisano con Vatrella e Mellace che si avvicinano e sappiamo che in queste circostanze il Montepaone dà sfogo alla fantasia di solito ottenendo anche ottimi risultati dal punto di vista degli effetti che si producono nei confronti della difesa avversaria ma attenzione c'è una sostituzione alle viste per la Rombiolese scambio tra Vatrella e Mellace Lasce Marco Voci! Marco Voci ed è il 2 a 0. Al 36 esimo minuto, Marco Voci sale all'attico in corna di testa sul cross di Vatrella e non da scampo a Colosimi che resta in porta e soprattutto tutto il frambotto Mannesi si alza in piedi ad applaudire il 22 gol del bomber Marco Voci e soprattutto il 2-0 quando siamo al 36esimo minuto anche il pantalone letto in piedi. Sì certo, sicuramente un bel gol che ci ha fatto subito saltare ed esultare, è andato altissimo di testa, ha messo in rete il gol che ci voleva, come dicevamo prima, per evitare, per evitare che la Rombiolese prendesse campo e poi potesse andare a una, una rete che poi avrebbe portato a un pareggio, a una partita difficile da gestire. Adesso il 2 a 0 permette al Montepeone di giocare una partita più, non tranquilla ma più da Atene. Questo lo chiediamo a Giuseppe Ranieri che lo stava annotando, c'è una sostituzione da parte a Rombiolese. Sì, è uscito, è entrato il numero 16 e dovrebbe essere uscito il numero, no, il no. numero 9. Quindi, colpo di scena perché Monteleone si era fatto male, quindi è entrato Franzè al posto di Monteleone. Quando siamo al 36esimo, annotiamo anche sul nostro eh, taccuino: Franzè al posto di Monteleone che probabilmente non si era ripreso pienamente. Dal colpo, dal colpo ricevuto in precedenza e quindi al gol di Scarfone del 17 abbiamo il visto di Marco Voci e questo è un passaggio importante perché un primo tempo giocato alla grande, con grande carica da parte del Montepaone eh, si, si va quasi a concludere, mancano ancora 7 minuti, con un importante 2-0. Dicevamo Marco Voci 21 reti con questa 22 e quindi raggiunge in classifica marcatori Fanelli che ne aveva a sua volta... 22. e Il Monte Paoli a questo punto ha fatto 64 reti, perché era, prima della partita ne aveva 62, subendone solo 22 con una media di 2 reti,3 a partita, mentre il, la Rombiolese ha una media più alta, ha una media di 2,6, non a caso a Rombiolese. Ah, e eh, 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 più avanti del Montepone per quanto riguarda la classifica dei colfatti, intanto Paparazzo cerca di la voler al centro dell'aria con Conidi che però viene francobollato da Mellace e si scontra Mellace con Socoma che obiettivamente sta giocando in maniera un po' ruvida e quindi stavolta ha colpito la caviglia Socoma ha colpito la caviglia di eh, Mellace mentre vediamo Ascone che cerca di convincere Mellace no, ad alzarsi eh, quanto prima e questi sono atteggiamenti che potrebbero causare contestazione da parte dei tifosi. Eh, Giuseppe, il calcio c'è stato, quindi Mellace ha diritto praticamente a farsi curare. Ma lasciando stare questo, ho visto un cattivo comportamento da parte di Ascone che ha spostato Mellace da terra. Eh, quasi a voler dire spostati, e eh, non è un, no, un, modo, un modo corretto di condurre una gara. Come prima sottolineavo, gli ospiti stanno cercando di metterla sul nervosismo perché sotto di due, di due reti a zero cercano di approfittare solo di questo. E noi vediamo che comunque Mellace non è il tipo insomma, che incassa colpi e soffre se non c'è necessità o motivo, quindi sicuramente l'intervento c'è stato ed è stato doloroso, anche se non cattivo da parte eh, di Socoma. Va anche annotato che la Rombiolese contestava sulla battuta rapida del calcio d'angolo il fatto che l'arbitro non avesse permesso l'ingresso di Franzè che era pronto, l'avevamo anche chiamato alle viste eh, franze e quindi questo sicuramente è stato un motivo di contestazione da parte della panchina di Mister Grande. E mentre Mellace si fa curare, noi andiamo a chiedere, vediamo delle tifose, chiedo scusa per Soverato 1 TV, tanto non vi vedono, sento solo la voce, voi per chi ti fate? <ride> ecco, le tifose, allora chiediamo ai fidanzati per chi tifano? Montepone, Montepone, Montepone sicuramente. Montepone. E quindi, le avete portate per la prima volta allo stadio o sono delle abitue? Sono. Diciamo che è la prima volta, seconda, anzi, quindi siamo un pochettino così. Quindi portate bene al Montepaone. Grazie, scusate il disturbo. Praticamente oggi anche il cronista scatenato si muove, ma intanto quello che ci fa male vedere è Mellace che viene accompagnato a bordo campo e vediamo un attimo che, di cosa si tratta perché appunto il guerriero, l'ailander del Monte Paone sicuramente non rinuncerà a questo match troppo facilmente e vediamo appunto cosa si potrà fare per farlo riprendere. Uh, Leo abbiamo pronto il ghiaccio miracoloso? Sì, quello che si rompe. Sì. È quello lì, giusto. E intanto vediamo la punizione. A questo punto viene battuta la punizione da lontano il numero 7, Scarfone! Anzi, il paparazzo! Ormai li confondiamo i due perché lavorano sulla stessa fascia. Una gran fucilata con palla che si spegne sulla traversa. Quando Colossimo probabilmente non sarebbe riuscito ad arrivarci, ancora una punizione che è stata battuta in maniera garibaldina. Con Mazzitelli che riparte in attacco, supera la metà campo, si appoggia su campo. Eh, non è un gioco di parole, ma è il nome del calciatore. Ancora Mazzitelli che recupera la palla e cerca poi di innescare Franzè. Tocco all'indietro per campo, chiuso molto bene da Vatrella, spostato questa volta a sinistra. Ma campo recupera ancora il pallone, allarga per Sangare. Tocco per favorire Pata per allargare il fronte del gioco alla Rombiolese. Un rimbalzo inganna il fuori quota Vibonese e quindi la palla finisce in rimessa laterale. 42esimo, 21 secondi e 70 centesimi con Conidi che dialoga con Fiorentino che allarga in direzione Procopio. Vediamo intanto che Mellace è rientrato mentre Sangare fa impennare la palla e il signor De Luca fischia qualcosa per dare la punizione appunto alla Rombiolese. La palla finisce direttamente rimessa laterale toccata da un difensore della squadra di casa del Montepaone con Pata che forza i tempi per favorire Crudo che si è spostato appunto a sinistra dopo che Fanelli è andato dall'altra parte del campo, così come ha avuto Mister Grandi. Continua a effettuare la rimessa in favore di Franzè. Controllo impreciso. Se ne va Domenico Voci, tocca per Marco Voci, Mellace, delizioso il lancio per Scarfone che parte in velocità. Ma Socoma lo copre e Ascone. Poi rinvia con Toscano che si appoggia per Sangari. Sangari ancora per Ascone, recupera il pallone il forte centrale della Rombiolese si appoggia su Campo, chiaramente arretrato in fase di impostazione lancio verso Fanelli, salta insieme a Grillone, nessuno dei due colpisce il pallone Franzè, Fanelli, spalle alla porta cerca di dialogare con Campo che si porta la palla sul sinistro, murato da un mellace imperioso che costringe la Rombiolese a ripiegare ancora verso Sangare, Sangare se ne va in velocità, un po' la Sissocò. il tocco è per Crudo la palla viene messa in mezzo, colpo di di testa, di sangare, bello il gesto atletico, anche la torsione, ma la palla finisce in out perché è lontano, sufficientemente lontano dal palo destro della porta difesa da Leone. È da notare quindi questa azione pericolosa della Rombiolese, signora squadra, comunque anche se si trova in svantaggio di due reti qui al Frabotto Mannesi, perché ha incontrato una squadra che se possiamo dirlo, se la Rombiolese è una signora squadra, il Montepaone è una squadra signorissima. Sicuramente oggi il Montepaone è... Esce su in campo determinato. Attenzione, recupera Marco Voci, solo davanti al portiere. Miracolo di Colossimo che sull'errore di Sangare va a mettere il piede sul diagonale di Marco Voci che poteva chiudere la partita e invece ci sarà soltanto un calcio d'angolo. E in questo caso bravo il portiere, però qui Marco Voci forse poteva mettere con violenza la palla in porta. Sì, magari poteva fare un tiro diverso comunque arriva il secondo calcio d'angolo per il Montepone dicevo prima che tu prendessi la linea per commentare l'azione che il Montepone è sceso in campo determinato il mister Pisano ha messo bene in campo la squadra e la Rombiolese sta subendo questo Montepone che ora va al tiro la, con la palla che termina di poco a lato dicevo Rombiolese che Ripeto, l'unica azione veramente pericolosa è stato il tiro da fuori, poi i colpi di testa che non hanno inquadrato la porta difesa da, da Leone. Ottima, ottimo Montepone, come dicevi tu, se la Rombiolese è una signora squadra, il Montepone molto di più. Ed ecco che c'è stato un bel tiro di Domenico Voci. L'arbitro non ha segnato il recupero, ma certamente siamo all'interno del periodo di recupero. Sangare pressato da Procopio ha dimostrato, ha dimostrato che forse va in affanno quando viene pressato. Mellace ragiona, evita Franzè, tocca per Conidi, lancio ad allargarsi per Vatrella, tocco per Domenico Voci, lancio per Procopio. Procopio, Marco Voci, tiro. E ancora una volta è Colosimo che tiene in piedi la barca della Rombiolese facendo un autentico miracolo ma soprattutto è stata splendida l'azione in velocità innescata da Vatrella e poi tutta di prima di un Montepaone che è arrivato appunto al tiro con una facilità enorme e soprattutto con due giocatori e vediamo che Raccattapalle hanno già preparato il calcio d'angolo un po' come succede all'Olimpico di Roma quando la Roma attacca e Raccattapalle si muovono in sincrono con i loro giocatori e così succede anche a Montepaone dove si preparano ancora a il calcio d'angolo, vediamo c'è Mellace, ci dovrebbe essere Domenico Vosci che scambia col barbuto numero 4 del Montepaone arriva la parabola ma è Sangare che rinvia intanto siamo a un minuto e mezzo di recupero è caduto a terra eh, Procopio e l'arbitro ferma il gioco eh, Giuseppe, queste sono azioni che valgono da sole il prezzo del biglietto e comunque bravo anche Colosimo Sì, quando... Quando il Montepone dosa bene il gioco al centro e alza i volumi di gioco, si propone con veemenza e mette sotto pressione ripetutamente la retroguardia avversaria. Questo è un ottimo spunto per cercare di chiudere la gara in vantaggio. E siccome oggi a domenica e le palme il signor De Luca fa un po' come Pilato, si lava le mani sulla situazione sanitaria di Procopio e manda tutti nello spogliatoio. Insieme ai giocatori, idealmente va anche la squadra esterna 7 di S1TV a prendere un tè caldo per ricominciare tra un quarto d'ora insieme a voi spettatori che state osservando Real Montepaone eh, Rombiolese che alla fine del primo tempo è sul 2-0, gol al 17 ⁇ di Scarfone, al 36 ⁇ di Marco Voci, a risentirci a breve. Gentili telespettatori di S1 TV, bentornati al Frabotto Mannesi per gustare insieme a noi il secondo tempo della partita del, primo, del campionato di prima categoria Girone C Calabrese tra Real Montepaone e Rombiolese. È la ventottesima giornata, il primo tempo si è chiuso con un 2-0 in favore del Montepaone e noi approfittiamo subito i nostri due opinionisti Giuseppe Ranieri e Pantaleone Leto per sapere che secondo tempo sarà. Sicuramente un secondo tempo dove il Montepone farebbe bene ad alzare il baricentro e a proporsi con veemenza eh, dalle parti di Colosimo perché la Rombiolese non è certo squadra, eh, è una squadra pericolosa, l'abbiamo visto nel corso della prima frazione di gioco quando il Montepone è calato per 5 minuti, si è proposta per ben due volte dalle parti di Leone. Leo, vedo che la Rombiolese è già entrata, sono già pronti per giocare. Il Montepone si attarda negli spogliatoi, quindi la Rombiolese ha voglia di fare. Sì, penso che la Rombiolese inizierà questo secondo tempo cercando subito di andare a segno per poi. Cercare di recuperare il, il risultato. Sarà un secondo tempo molto combattuto con il Montepone che farà la sua partita ordinata, come ha fatto nel primo tempo, cercando di colpire ancora. L'importante sarà contenere in questi primi minuti, come dici tu, sono già schierati al centro del campo, hanno voglia di ricominciare per andare a recuperare la gara. Però vediamo Mister Pizzano che entra in campo determinato e deciso a portare i suoi, la sua squadra, un intero paese verso quel successo che nel primo tempo ha meritato. Qui nel secondo anello del Frabotto Mannesi veramente non c'è spazio neanche per raccogliere un ago è veramente una risposta importante da parte della città con la Rombiolese con la signora squadra abbiamo visto in tribuna anche degli osservatori del San Gregorio di Ippona, interessatissimo a questa lotta fratricida perché poi probabilmente il Montepaone vedrà proprio nell'altro 11 giallo rosso vibonese eh, l'avversario che potrebbe incontrare. Ma dal punto di vista organizzativo, come si sta lavorando in tribuna stampa, lo chiediamo alla segretaria di produzione Adele Chiaravallotti. Super lavoro oggi però è bello quando c'è tanta gente. Eh sì, è una partita molto intensa che è seguita con molto fervore da tutto il, il pubblico. E complimenti ai ragazzi anche per il nuovo record del gol al diciassettesimo minuto che è molto stato apprezzato da tutti i tifosi. Grazie anche ad Adele, buon lavoro perché quel lavoro oscuro che però permette poi la messa in onda dell'edizione di questa trasmissione, un saluto anche a Pasquale Lentini, il magico regista, l'uomo della dissolvenza. Ed ecco che il signor De Luca sta per dare il fischio, fischio d'inizio, mentre vediamo poco concentrati sul pezzo Giuseppe Ranieri e Pantalone Leto, ormai i nostri due opinionisti sono diventati talmente amici che a volte si distraggono e parlano della serie A. No, 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 non stavamo parlando della Serie stavamo un attimo guardando la classifica e dicevamo quali potevano essere i risvolti di questa, di questa gara, con l'eventuale vittoria del Montepaone, con la Rambiolese staccata ma che deve recuperare una partita e, e alla luce di quello che poi sarà anche oggi la, la, la partita del San Gregorio potrebbe esserci davanti una un testa a testa fino alla fine fra San Gregorio e Montepaone. E ricordiamo che in tempi non sospetti è stato proprio Leo Leto a ipotizzare quello che poteva essere lo spareggio tra Montepaone e San Gregorio, mentre viene ammonito il numero 7, si tratta di Mazzitelli che viene appunto ammonito perché ha protestato troppo e noi troviamo una sistemazione adeguata perché purtroppo con due mani non sempre si riesce a fare tutto quello che è necessario quindi ha monito Mazzitelli in apertura del secondo tempo al 57 secondo e punizione in favore del Montepaone con Mellace Armando che conta i passi e si prepara a far partire una delle sue conosciute parabole che mettono sempre in difficoltà gli avversari e favoriscono i compagni arriva la palla al centro dell'aria sping, spingono un po' tutti De Luca anche lui con un po' di esperienza fischia un fallo di confusione dicevamo appunto che L'età media del, della Rombiolese è di 29 anni, mentre invece il Montepaone con il suo millennians Ienco in panchina, ma con i tanti giovani frutto della cantera, Montepaonese è sicuramente squadra più giovane e ardita rispetto alla compassata e matura squadra della Rombiolese. E intanto Franzè che si muove a centrocampo cerca di lanciare in profondità per il numero 7, se non andiamo errati, Mazzitelli, che mette in mezzo un pallone che non impensierisce appunto Leone. Altri dati che abbiamo annotato, un attimo che ritroviamo nel nostro taccuino, ci fanno ricordare che è Procopio il secondo bomber del Montepone con nove reti, quindi lo aspettiamo presto in doppia cifra e che le prossime partite, le ultime due della regular season, saranno per il Montepone in casa con il Stoverato e fuori casa col Fronti, per la Rombiolese in casa col Fronti e fuori casa con lo Staletti che rimane l'unica formazione che ha battuto il Montepone. In cassia mentre intanto c'è un colpo ricevuto da Domenico Voci con il signor De Luca che chiama i sanitari. Un colpo ricevuto o un problema muscolare? Un colpo ricevuto per contrasto sul centro, non si è riuscito a capire chi era il calciatore avversario. E adesso è a terra, si aspettano i sanitari. Speriamo possa continuare. Anche perché Leo, Domenico Voci è un po' una delle menti del centrocampo e non solo del Monte Paone. è l'uomo a cui dare i palloni da mettere in cassaforte nei momenti di difficoltà. Sì, certo Giorgio, dici bene, Domenico Voci è quello che riesce a gestire bene il pallone e a lanciare poi l'azione più pericolosa. Diciamo. Esatto, uno di quelli che dai piedi buoni, dai piedi che parlano e quindi vediamo che intanto viene accompagnato fuori dal medico che gli permette anche di appoggiarsi, sicuramente sono dei colpi che fanno male ma come diceva un mister tanti anni fa sono quei colpi che fanno crescere anche se i giocatori preferirebbero crescere senza farsi male mister Pisano sta facendo riscaldare alcuni giocatori della propria panchina mentre un po' più fermo e forse anche un po' più arrabbiato mister Dino Grande che è ai bordi dell'area Tecnica cercando di capire quali contromosse opporre per poter riportare in carreggiato a Rombiolese che, pur senza demeritare, ha subito un knockout, un 1-2 potente da parte del Montepone. Si riprende. La palla viene in questo caso restituita molto eh, correttamente da Vatrella, che tocca per Colosimo che si prepara appunto a rinviare. Intanto vediamo che. Voci ancora ai bordi del campo con Socoma che colpisce di testa, Mellace gli ruba la palla, il numero 11 Fanelli, il temutissimo Fanelli, il tiro è però una telefonata per Leone che comunque con ottimo stile blocca il pallone e si prepara al rinvio. Il Montepaone ora probabilmente cercherà di gestire anche mentalmente eh, questo inizio di secondo tempo importantissimo, come diceva poco anzi eh, Pantaleone Leto, la palla finisce a Sangari, lancio lungo però... Preda di Conidi, Conidi fa impennare il pallone per Fiorentino, mette a terra la palla all'esterno basso destro del Montepaone, ma in una zona dove c'è soltanto Sangare e che controlla anche se viene disturbato da Procopio. Il lancio verso Fanelli che ruba il tempo a Mellace, ci pensa poi Scarfone, stop di Procopio all'indietro, Marco Vosci un 1-2 in profondità, entra però Procopio ma viene chiuso dalla difesa della Rombiolese con Colosimi che fa ripartire subito Franzè, Franzè che avanza di sinistra lancia verso fanelli, stop di petto a favorire Socoma e questa volta vede un fallo il signor De Luca, attenzione perché siamo ai 20 metri, la posizione potrebbe essere pericolosa. Leo dal nostro monitor di servizio sono 20 o più metri? Ma sono esattamente 19,50 diciamo, metri 50, come indica il nostro monitor, quindi 20, hai detto bene 20 metri, ora allora non stiamo lì a contare i 50. Attenzione a Fanelli, attenzione ai vari eh, esecutori di punizione con Leone che vedremo quante persone vorrà in barriera e De Luca, il signor De Luca di Paola che prende posizione esattamente a 9,15 m la, di distanza. La barriera che ci sembra ben nutrita con lo stesso Fanelli che va ad allungare la difesa, dovrebbe essere almeno 5 i giocatori del Montepaone, Leone che copre il palo di competenza e Campo che si prepara a tirare parte il Fischio parte anche Campo, Parabola, attenzione e segna, segna Campo, una punizione perfetta al sesto minuto del secondo tempo, Campo da un tiro da fermo mette dentro il pallone, impossibile per Leone opporsi perché è stata una punizione precisissima e a questo punto la partita Leo si riapre perché il Montepaone non doveva subire gol nei primi minuti. Come dicevamo all'inizio del secondo tempo, la Rombiolese avrebbe cercato la rete per riaprire la partita, non ci voleva questo gol arrivato su, su calcio di punizione, su palla da fermo, comunque bisognerà stringere i denti e portare a casa questo risultato. E quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare al sesto minuto quindi campo assegnato ma il Montepaone sicuramente saprà monetizzare e rendere prezioso appunto il doppio vantaggio acquisito nel eh, primo tempo mentre intanto anche il eh, pubblico di parte rombiolese ha assiepato nel primo anello dello stadio si è fatto sentire perché appunto ha esultato al gol di campo. Eh, Giuseppe a questo punto servono le tue mitiche previsioni come finisce? sia partite 3 a 1 e sappiamo che quando Giuseppe dice qualcosa più o meno di solito si uh, realizza intanto è Grillone dopo che Ascone è intervenuto in maniera perentoria su Procopio uh, e non solo gliela date ma gliela sta anche promettendo dicendo vedrai nel prosieguo quindi la Rombiolese ci crede la Rombiolese non molla ma di fronte a il Montepaone che sicuramente non si farà eh, intimorire e sarà Capitan Mazzitelli a effettuare appunto la rimessa uh, con, uh, con le mani alla Altezza della tre quarti campo, zona d'attacco della Rombiolese. Franzè cerca di evitare eh, Mellace che però va a disturbarlo, a sporcargli la traiettoria del pallone. Ancora Franzè che viene marcato con decisione da Mellace. Procopio riceve il pallone, se ne va elegantemente con Paparazzo che non si intende con Marco Voci e non riparte il Monte Paone. La eh, Rombiolese cerca di accelerare Scarfone, ma la palla finisce a Socoma che ha di fronte a sé ancora il difensore del Monte Paone, sovrapposizione di Mellace e la palla finisce finisce in calcio di fondo e quindi il Montepaone può riprendere con un calcio dal, dal vertice dell'area piccola di Leone e il gol di campo purtroppo al secondo del primo tempo porta sul 2-1 questa partita che sembrava essere messa in freezer ma che vede appunto la rombiolese non demordere mai e quindi riaprire tutti i giochi quando siamo all'ottavo minuto e 43 secondi di gioco ancora un colpo di testa a favorire Franzè, ha di fronte a sé Mellace a sportellate tra i due con Mellace che recupera il pallone, alla fine la palla scivola su Socoma eh, eccessivamente libera l'interpretazione sui falli da parte di De Luca che ora non fischia più, probabilmente ha ingoiato il fischietto. Il lancio è verso uh, Sangare che ha di fronte a sé Procopio, si appoggia su Colosimi. Arriva Procopio, ma Colosimi non è né Donnarumma né Neto e quindi non si fa ingannare. Il lancio è a favorire ancora Mellace che di testa tocca per Paparazzo che allarga verso Scarfone e la catena di sinistra della del Montepaone che funziona con Campo che fa valere tutta la sua esperienza nel cercare di fermare la corsa del giovane Scarfone e il rilancio ancora di eh, Mazzitelli a favorire Fanelli che arriva direttamente nella panchina del Montepaone dove però non lo vediamo. Attenzione perché De Luca ha deciso di eh, fare qualcosa, sta andando a parlare con il mister Grande per gli appunto di mantenere la calma. C'è un duro faccia a faccia tra l'arbitro e l'allenatore della Rom la partita sta diventando intensa e l'arbitro dice qui comando io, si fa come voglio. E sarà Scarfone a effettuare eh, la rimessa da, con le mani. Siamo all'altezza del centrocampo. Cerca di favorire Paparazzo, ma la palla finisce ancora a Franz. L'ingresso di Franzè con l'uscita di Monte, Monte Leone ha secondo me vivificato un po' l'attacco del Rombiolese. Con attenzione che il tacco di Vatrella viene intuito da Toscano che allarga ancora per Mazzitelli che riceve il pallone di sinistro. Si ferma finta il cross. Ha di fronte a sé Fiorentino e Vatrella, cerca ancora di andare fino in fondo. Non si passa, elegante l'intervento di Fiorentino che quadriovato da Vatrella riesce a reimpostare ancora l'azione del Montepone. Il tocco favorisce però Ascone che scambia con... Sangare, Il rilancio alla viva il parroco viene intercettato da Conidi, è ancora a campo un combattimento alla baionetta con Domenico Voci e il tocco è per Crudo. Crudo riceve la palla eh, con i suoi calzettoni abbassati alla Omar Sivori, il lancio lungo in profondità cerca di favorire Socoma, ha di fronte a sé Scarfone che gli cede qualche centimetro e quindi vede Socoma in truffolarsi, evita un paio di avversari, tocca ancora per Frances, il Larombiolese sta producendo il massimo sforzo in questo momento, Fiorentino colpisce i testi, è ancora crudo che cerca di andarsene ma di fronte a sé a Vatrella si deve necessariamente probabilmente appoggiare su Pata anzi su Toscano che riceve palla cerca ancora lui la profondità sulla fascia sinistra ma da questa parte non si passa e ci pensa Vatrella a mettere la palla in rimessa laterale Leo il Paone sta soffrendo ma sta ragionando anche in fase difensiva sta soffrendo perché la non violenza come dicevi sta facendo il massimo sforzo comunque il Montepone sta ragionando, ordinato, cerca di contenerli nel modo più corretto attenzione ora al calcio d'angolo con Campo che si è dimostrato importante sui tiri da fermo che cercherà appunto di mettere una parabola colpendo probabilmente il destro quindi una parabola a rientrare con i lunghi che arrivano vediamo arrivare anche Pata c'è Socoma c'è chiaramente Fanelli e non parliamo di Ascone che è lì pronto a far valere i propri centimetri arriva la parabola ma ci pensa il colpo di testa di Marco Voci la palla si impenna e poi ancora il Monte Paone che spazza via ogni velleità difensiva con Mister Grande che ha uno stop pregevole ma non ottimo, probabilmente mister Pisano in questa occasione avrebbe fatto meglio perché sappiamo appunto Giotto Pisano cosa ha fatto in campo negli anni in cui giocava, intanto recupera Procopio, evita un paio di avversari cerca di far risalire la squadra ma gli ruba la palla a Toscano che però poi la rimette in, in out Giuseppe ti vedo pensieroso però il Paone secondo me sta ragionando anche nella sofferenza Troppi errori in fase difensiva, li dobbiamo, li dobbiamo annotare, un calo di concentrazione dopo aver subito il gol notevole e questo produce il, il fatto che la Rombiolese ha alzato il baricentro e si porta dalle parti di Leone. E intanto Scarfone si avvita su se stesso per evitare la penetrazione di Socoma che riceve la palla cerca di scambiare con Franzè, va a estirpargli dai piedi il pallone mellace Socoma però ribatte attenzione a Campo che si tuffa in aria giusta in questo caso la segnalazione da parte di De Luca perché probabilmente c'era anche la munizione perché Campo con l'esperienza che lo contraddistingue aveva cercato addirittura la, uh, il, uh, il calcio di rigore tuffandosi ma Leo qui non non c'è trippa per gatti? Assolutamente, non c'era nulla. Si è buttato, anzi, poi è andato pure a protestare, quindi magari meritava pure l'ammunizione. Ed ecco che a battere ci pensa Grillone nella sua veste appunto di capitano. Il lancio è per Marco Voci che parte con Mazzitelli, mette in mezzo per Procopio ma chiude bene Sangare e ancora una volta che cer cerca di ripartire a Rombiolese con Socome che evita l'intervento di Scarfone e Franzè che tocca di mano aggiustandosi il pallone in maniera irregolare e a pochi passi De Luca e quindi fischia la punizione con... Mellace che si prepara a battere a questo punto il Montepaone non deve accelerare ma deve tenere appunto la partita per le, le giuste redini e Toscano che viene marcato da Procopio, si libera il pallone a favore di Mazzitelli, rilancio a cercare Franzè che cerca di appoggiarsi su Socoma, elegante il controllo ancora Franzè con Scarfone che viene messo in mezzo dai due giocatori e Conidi che anticipa Fanelli con un deciso colpo di testa che porta la palla in rimessa laterale e con Mister Grande che favorisce Mazzitelli scambio campo eh, socoma interviene procopio socoma in un modo o nell'altro non perde mai la palla comunque anche se non è stilisticamente perfetto però eh, non perde la palla un po come tonino cereso della Sampdoria e della roma di tanti e tanti anni fa È toscano che subisce questa volta un intervento deciso da parte di domenico voci e l'arbitro fischia della punizione siamo giunti al quarto d'ora del secondo tempo quindi entriamo nell'ultima mezz'ora di gioco il risultato è di 2 a 1 per il monte Real Monte Paone 2, Rombiolese 1, di quello che è il big match della ventottesima giornata: prima contro seconda. E qui si decide tanto nel campionato di prima categoria, Girone C Calabrese e Crudo che mette in mezzo un bel pallone di petto. Con Idis appoggia su uh, Fiorentino il rilancio a favorire Procopio, ma ancora una volta Sangare lo anticipa. Campo per Crudo che controlla la palla e ancora di sinistro. Fa partire una pericolosa traiettoria, cerca di salire lì dove arriva soltanto Marco Voci, però Socoma e la palla finisce eh, in out è una di quelle palle dove Marco Voci arriva come un falco, Socoma non ci è riuscito. Sì è vero, eh, Socoma ha tentato in tutti i modi di andare su questo pallone, eh, non c'è riuscito, palla che è terminata sul fondo, ora si rimette in gioco il pallone, Montepone che deve comunque alzare il baricentro cercare di portare in avanti la squadra per non subire troppo la pressione del rombiolese sappiamo che se giochi vai, vai, troppo vai, 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 ora c'è un fallo secondo me subito dal numero 8 del paone è stato fischiato in senso opposto ma così ha deciso il signor De Luca così è quindi comunque paone ha recuperato palla dicevo eh, cercare di non concedere troppo alla Rombiolese perché poi può succedere di tutto quando si gioca troppo da quella parte. C'è stato prima un fallo di Mazzitelli su Marco Voce e poi di Fanelli eh, però alla fine c'è la punizione appunto per eh, Grillone del Montepone che scambia con Paparazzo, pressione dell'avanti Franzè che va a disturbare gli avversari e Leone senza ombra di dubbio rinvia tranquillamente anche se in rimessa laterale. Eh, I due avanti Franzè e, mm, e Fanelli stanno dando molto fastidio al Montepone probabilmente l'aver spostato campo un po'. più indietro e quindi essere passati a due attaccanti invece che a tre ha aperto un po' gli spazi per quanto riguarda la Rombiolese e ancora Fanelli che difende il pallone dagli attacchi degli avversari e poi Conidi che colpisce di testa e Fanelli che probabilmente commette fallo poi non trova la coordinazione per tirare l'arbitro è molto vicino sempre alle azioni però non sempre prende le decisioni più logiche ed ecco che Leone fa salire tutta la propria squadra con i tre avanti del Montepaone i due centrocampisti che fanno triangolo con me Lace e i quattro difensori con Ascone che fa impennare il pallone che arriva nella zona presidiata da Marco Voci, con Socoma Campo. Ormai si gioca più con l'elmetto che col cervello e viene stretto con decisione tra due avversari tra Campo e Mazzitelli e ci sarà punizione in favore del Montepone con Franzè e Mellace che cercano di discutere su quale sia la posizione migliore a livello di Erba per quanto riguarda il calcio della punizione stessa e Mellace che osserva il piazzamento dei suoi compagni con Colossimo che sta dando già indicazioni alla sua difesa scambia con Paparazzo impreciso lo scambio e Franzè sta per battere subito la rimessa in favore di Campo. Campo parte in velocità a Mellace di fronte a sé cerca di innescare Franze ma l'intervento ancora di Grillone che sta chiudendo un po' tutti i varchi che di volta in volta si possono aprire la difesa del Montepaone eh, costretto da una pressione importante della Rombiolese appunto a stare un po' in trincea arriva il pallone per Fanelli che salta insieme a Conidi e poi di petto Fiorentino la mette tra le braccia di, eh, di Leone. Si sta soffrendo in tribuna, ma il pubblico, un po' da dodicesimo giocatore, non ha paura e cerca di incoraggiare i propri Beniamini, così come sta facendo anche la sparuta pattuglia di Ultras Rombiolesi che comunque sta facendo sentire. Attenzione tra Zangare e Ascone, sicuramente hanno una grande solidità fisica, ma non altrettanta tecnica. Il tocco è per Socoma che controlla di destro, la mette in mezzo. Il pallone ancora per Franzè che finge il tiro, appoggia per Toscano che poi calcia sulla pressione di Vatrella e la palla finisce in out. È un momento difficile però siamo già al ventesimo minuto quindi incominciamo a vedere il traguardo finale. Ancora, ancora è lunga, 20 minuti con questa partita possono, possono essere tanti e non pochi. E bisogna essere più decisi e lasciare meno spazio sul centro perché diversamente è un match in pericolo. E a questo punto Leo eh, dobbiamo dire che quando studieremo chi sono i migliori in campo una parola per Colosimi che ha tenuto in gara il, eh, la Rombiolese nei momenti di difficoltà la dovremo spendere perché ha fatto due interventi che valgono almeno un gol e mezzo. E sicuramente nel finale del primo tempo in cui il Montepone ha avuto per due volte la possibilità di andare sul 3-0 e lì penso che la partita si sarebbe chiusa in modo definitivo, quindi il Colosimo sicuramente quando sarà il momento di scegliere i migliori in campo tra quelli della Rombiolezza sicuramente sarà il migliore, intanto vai Giorgio! No, Era una palla di Domenico Voci molto interessante ma dove Ascone ha fatto buona guardia e ha costretto Procopio a rallentare permettendo l'intervento di Colosimi. Ancora Franze che tocca per campo, lo ferma Domenico Voci, tunnel di Domenico Voci e in questo caso giusta la di campo. Domenico Voci ha fatto un tunnel alla Dibala, no look, ha fatto passare la palla sotto le gambe eh, di Campo che da vecchio bucaniere del, eh, del mondo del calcio. Si è subito un po' vendicato, ma in maniera corretta, commettendo fallo. Ecco che si stanno dicendo qualcosa. Allora, forse non è tutto amore quello che nasce tra i calciatori, però, sicuramente giusto in questo caso. L'ammonizione eh, combinata dal signor De Luca Di Paola e con eh, Mellace che si prepara alla battuta. Batte lungo Mellace, telefonata per eh, Colosimo che fa due passi sulla propria destra e recupera il pallone e si appresta poi al rinvio che supera. La metà campo con Franzè e Mellace che raggiungono il pallone, poi Fanelli che lo difende e questa volta c'è una reazione di Fanelli su Mellace. Vediamo che si stanno un attimo accendendo gli animi perché Fanelli ha avuto, ha avuto una reazione. Chiaramente, arriva anche Ascone, tutta la Rombiolese che si proietta nei, verso il Monte Paone. Addirittura c'è uh, San. Uh, Sangare che protesta vediamo in mano un cartellino però il signor De Luca ed è un cartellino rosso, vediamo espulsi tutti e due, tutti a casa l'avevamo detto che era una versione pilatesca di De Luca Mellace e Fanelli vengono mandati fuori e quando siamo al ventunesimo del secondo tempo con Mellace che si arrabbia moltissimo ma ci pensa Macri a tranquillizzarlo che appunto esce fuori, esce fuori anche Fanelli e a questo punto la domanda è dopo Bligoleo. Ci perde più il Montepaone o ci perde più la Rombiolese? Eh, non è, io non voglio rispondere a questa domanda perché non è questione di chi ci perde, è perché, perché Mellace ha fatto il fallo ed era un fallo d'ammunizione, la reazione è stata di Fanelli, Fanelli va fuori. Non vedo perché i due, i, i due cartellini rossi, un giallo per Mellace, un rosso per Fanelli. Non c'è altro da discutere. E sentiamo un attimo Giuseppe Ranieri, condividi questa ipotesi di Leo che andava il giallo per Mellace e il rosso per Fanelli? Pienamente d'accordo con Leo, anche perché il fallo di Mellace è stato un fallo tecnico, non meritava l'espulsione, mentre l'espulsione l'ha meritata Fanelli che ha fatto la reazione. A questo punto il danno è per entrambi perché tutti e due hanno perso... Un elemento, un elemento importante, il mellace è un elemento di raccordo, e Fanelli ha fatto vedere delle belle cose nel corso di questa gara per cui il danno è per entrambi. Carissimi telespettatori, preparatevi a gustare tutto d'un sorso questi ultimi 20 minuti perché siamo al 24, al ventitresimo e 20 secondi della partita. Con una rombiolese spuntata senza fanelli dovrà fare affidamento su franzè e un Monte Paone senza la propria mente più lucida che quell'Armando Mellace, a nostro avviso ingiustamente eh, espulso. Cerca Scarfone di andarsene, Franzè lo chiude. Ascone scambia con il numero 4 Toscano poi Sangare mentre. Salutiamo anche dei bambini piccolissimi che sono qui in tribuna, ciao! sicuramente tifosi del Montepaone ed ecco che riparte ancora la rombiolese con Capitan Mazzitelli che riceve palla, supera la metà campo, di fronte a sé Domenico Voci cerca di andarsene in velocità proteggendo il pallone, raddoppio la marcatura con Domenico Voci che non lo molla e conquista un'utilissima rimessa laterale da questo lato non si passa e il Montepaone eh, si sta scaldando tutta la panchina, un saluto in questo caso a quel giocatore Pirritano che pur essendo utilizzato non tantissimo da Mr. Pisani è entrato in campo e ha segnato sei gol in questo campionato è ancora Paparazzo che sfrutta un errore di controllo da parte di Franze e quindi ci sarà rimessa laterale in favore del Monte Paone affidata a Scarfone che recupera qualche metro e si prepara appunto alla rimessa. Dieci atleti in campo la fatica si farà sentire però anche gli spazi saranno maggiori il lancio di Domenico Voci viene inter intercettato da Sangare che tocca per campo che ormai è rimasto il cervello pensante del della Rombiolese, scambia ancora con Toscano, pressati da un inesauribile Procopio che sta facendo reparto da solo, lancio in profondità a cercare Pata, Fiorentino controlla il pallone e evita che ci arrivi l'esterno basso di difesa della Rombiolese e si riprenderà con una rimessa laterale eh, Leo, oggi gli Ultras ti hanno coinvolto ti vedo più Ultras che opinioniste No, no, eh, sono quelle partite che poi ti, ti portano a, essere, a diventare Ultras perché una, una squadra che segui per tutta la stagione e poi ti entra dentro e tifi anche qua, mentre fai l'opinionista, dicendo ovviamente poi le cose che, che sono vere, perché se tu fai riferimento al fatto che io ancora sto discutendo con, qui le, eh, con Giuseppe e il resto delle persone qui vicino del fatto che non ci stava quel rosso per Mellace, cioè non è essere tifosi o meno, ma è chi sta guardando la partita, penso possa dirlo all'alta voce che era in quel modo è grande giornalista Pantaleone Leto uomo di cuore e di sostanza intanto Scarfone eh, interviene, c'è stato qualcosa eh, che non è andato con mister Pisano che richiama l'attenzione dell'arbitro, ancora il tocco è per Francesco Scarfone lo anticipa, Paparazzo e poi è Procopio che è di potenza anticipa il numero 7 Pazzitelli ma viene fermato da Toscano, è ormai un combattimento siamo in piena trincea, bisogna difendersi e cercare di riattaccare con Paparazzo che non riesce a mantenere la palla in campo e quindi sarà rimessa laterale in favore del Montepaone con della, della Rombiolese con Mazzitelli che si, eh, tocca per Toscano la dorsale Mazzitelli Toscano campo è praticamente il cuore un po' del parte centrale del eh, Rombiolese tiro venenosissimo di campo eh, bloccato in due tempi da parte di Leone che per l'aveva anche mantenuta in campo e invece viene assegnato il calcio d'angolo da parte di eh, De Luca Gianluca De Luca di Paola e in questo caso stava per essere sorpreso, Leone è tornato in posizione rapidamente e probabilmente era riuscito anche a mantenere in campo la palla. Sarà Mazzitelli, la parabola è a uscire sicuramente e c'è tutta Rombiolese, escluso campo, nell'area di rigore del Montepaone, ma c'è soprattutto Ascone che riceve un colpo. Cade per terra e si ferma Vatrella giustamente anche se probabilmente il colpo se l'ha ricevuto era in, eh, involontario. Eh, comunque Leo a questo punto elmetto, baionetta e resistiamo. Certo, un quarto d'ora di resistenza per, per tenere questo, questo risultato. E mi, sa, mi, sa, mi sa che Ascone non si era fatto malissimo eh, perché si è ripreso subito e quindi eh, probabilmente... Eh... Aveva subito un colpo che ha assorbito benissimo. Ecco che Leone si prepara appunto al rinvio: chiede a tutti i giocatori di avanzare. I giocatori della Rombiolese protestano chiedendo appunto la regola dei quattro secondi. e Ascone che, redivivo Ascone che recupera il pallone. Paparazzo evita un paio di avversari, ma c'è il muro di fronte a lui con Ascone che rinvia lontanissimo, e Soccoma che recupera il pallone. Il rilancio però impreciso, finisce sui piedi di campo di fronte a sé Domenico Voci cerca di ragionare, si appoggia chiaramente a Toscano, sovrapposizione di Pata, Toscano però non lo considera e va a cercare ancora Franzè, giocano praticamente in tre i giocatori della Rombiolese, Toscano, Franzè e, e Campo l'appoggio è per Mazzitelli che è un po' il quarto più col, eh, collegato nella squadra, la palla arriva al centro, Socoma e Socoma quando siamo al ventottesimo Socoma segna, arriva di testa a colpire e va, va a festeggiare poi con tutti, con tutti i suoi tifosi e quando siamo al 28 Socoma arriva a colpire di testa e si prende anche il pallone salutando i suoi tifosi e vediamo che la panchina della Rombiolese eh, richiama eh, proprio gli ultras quando, quindi al 28 la partita torna sul 2-2 e a questo punto si è sentita probabilmente l'assenza di Mellace che non è riuscito eh, che probabilmente sarebbe riuscito a fermare eh, Socoma, ma parte un grido dal secondo anello, Monte Montepaone, Monte a questo punto si suona la carica e sarà un quarto d'ora importante con Paparazzo che accelera, lancia in profondità con Marco Voci che ha avanzato sicuramente la propria posizione e quindi 2-2 quando siamo al 29 e 35 Secondi con la Rombiolese che ha capitalizzato un momento in cui stava effettuando sicuramente una pressione determinata. Sì, è Rombiolese che ha capitalizzato al meglio in questo momento. Eh, noi l'avevamo detto, non bisognava abbassarsi troppo perché poi da una palla può capitare di tutto. Comunque, 2 a 2, ancora c'è il tempo per recuperare. La gara manca un quarto d'ora alla fine della partita, se il Montepaone torna a giocare come ha giocato soprattutto gli ultimi 15 minuti del primo tempo, senza avere paura di questa Rombiolese può far sua la partita. Parte il calcio d'angolo, scusami Leo, parte il calcio d'angolo di campo, c'è stato un fallo su Paparazzo, volevo sentire anche Giuseppe Ranieri, è un momento difficile, ma parte il tifo degli ultras del Montepaone è un momento concitato dove la Rombiolese ha saputo approfittare dello spazio concesso dallo scacchiere giallo-verde ed ha riagguantato un pareggio che dieci minuti prima era, era una chimera. Eh, quindi sarà, saranno dieci minuti di battaglia pura dove il più forte lo deciderà il campo. E vediamo allora che Domenico Voci per Procopio con Ascone che interviene con decisione, arriva il giallo anche per Ascone perché è intervenuto a gamba tesa su Procopio che ha ricevuto un colpo e Ascone appunto dice all'arbitro non gli ho fatto niente e quindi vediamo che riceve l'ammunizione anche Ascone. Però questo permette al Monte Paone di portare avanti la palla, di superare la metà campo con Marco Voci che su indicazioni di Alessandro Pisano sta avanzando notevolmente, ora c'è Marco Voci, c'è Procopio, vediamo anche Conidi e a battere sarà Paparazzo che ha un po' assunto il ruolo di Mellace in questo concitato finale. Siamo al 31esimo minuto del secondo tempo, parte Paparazzo, parte il lancio, colpo di testa di Socoma. Recupera però Fiorentino, intervento deciso su di lui. C'è campo che lo eh, contrasta. Arriva anche Vatrella, il tocco è per Domenico Voci che lancia per Procopio. In questo caso è bravo Sangare a recuperare e a rinviare. Ancora una volta campo che ragiona, apre la, palla, eh, apre la, la traiettoria per eh, Crudo, ma riparte ancora Vatrella che mette la palla in mezzo. Crudo, probabilmente a gamba tesa, ma l'arbitro non fischia. E ancora Pata che cerca di rilanciare con campo ogni Presente poi Crudo che rilancia in direzione di un di un compagno. Si tratta di Crudo, colpito con decisione da Conidi. Ammonizione anche per, per Conidi, con l'arbitro De Luca che sta attuando nei confronti di entrambe le squadre la stessa strategia. Ha un metodo, però ammonisce a destra e a sinistra. E chissà se riuscirà a portare a termine la partita in maniera tranquilla. Sarà allora a Campo a effettuare questo rinvio. Siamo giunti al 32esimo e 43 secondi. Di gioco parte Campo in profondità a cercare Socoma che è diventato centravanti aggiunto. Paparazzo Domenico Voci ha di fronte a sé Toscano. Campo ribatte il pallone, Fiorentino recupera, alza la testa e cerca di ragionare. Domenico Voci detta il passaggio. Ancora Paparazzo Fiorentino lancio lungo a cercare Procopio che non riesce a spizzare la palla. Errore di Ascone, Marco Voci probabilmente c'è stato un fallo. Attenzione a Franze che riparte 3 eh, contro 3 da parte della Rombiolese. Con Campo a sinistra, Franze che allarga verso Crudo che si è portata. Attenzione che è Mancino, cerca il tiro. Gran tiro di Crudo che supera la trasversale della porta difesa da Leone. E attenzione perché questa mossa di portare Crudo da sinistra verso destra. Un attimo spiazzato. I giocatori del Monte Paone, poteva essere pericolosa. E quindi ora abbiamo Socoma e Crudo in attacco. Franzè a supporto e poi Campo che ha arretrato di molto la propria, il proprio Baricentro. E ancora Toscano. Secondo l'arbitro la punizione a favore della Rombiolese con Mazzitelli che recupera la palla e Domenico Voci che appunto va a coprire le traiettorie possibili da parte della Rombiolese. 34 minuto in questo momento: Montepaone 2, Rombiolese 2, è una partita vincente, è una partita che sta tenendo col fiato sospeso il folto pubblico presente al Frabotto Mannesi. Ecco che Procopio se ne va. Sangare non riesce a fermarlo. Procopio tocca per. Domenico Voci ha accelerato di un qualcosa, l'azione, probabilmente perché temeva il ritorno di Sangare che intanto però si tocca anche la coscia destra, probabilmente un problema muscolare. Ecco Crudo che interviene con decisione su Grillone, commette fallo, chiede scusa, è stato un discorso corretto quello di Crudo, ha fatto fallo e ha chiesto scusa. E ancora Grillone che recupera la palla per Scarfone che cerca di servire l'arbitro, interviene Sangare, eh, scambio con Campo, si defila sulla Sinistra Pata Sangare avanza e supera la metà campo, cerca la penetrazione, supera un paio di avversari, appoggia per Franzè che cerca ora il tiro, gran tiro di Franzè, sicuro. L'intervento di Leone che suona la carica per i suoi, con questa fiducia, queste iniezioni di fiducia data dalla parata, dalla parata del numero 1 dei classe 99 del Monte Paone. Riparte ancora la squadra guidata da Mister Pisano e Paparazzo che recupera il pallone, scambia con Marco Voci ancora con Paparazzo che allarga in diretta di Grillone che controlla di destro, evita il ritorno di Crudo, tocca poi dove però interviene. Il numero 4 toscano e poi serve l'intervento di Conidi per sbrogliare quella che era diventata una matassa intricata. Non c'è tempo neanche per rifiatare perché Franzè Caracolla in avanti col pallone, mette la palla in mezzo. Leone esce con Socoma che sta diventando ora un tormento per Conidi perché effettivamente fisicamente c'è anche molto alto e quindi può dare fastidio quando si, fa, si arriva al corpo a corpo. E ancora Conidi che però chiede palla a Domenico Voci, ragione il Monte Ancora 10 minuti per questa partita che sul 2-2 favorirebbe sicuramente la Rombiolese. Il tocco è per Grillone che si appoggia sul numero 3 Scarfone che cerca di andarsene in velocità, evita Franzè. Velocissimo Scarfone tocca verso Marco Voci, Ascone ci mette una pezza ma è ancora Vatrella che recupera. Sovrapposizione di Fiorentino, Vatrella mette in mezzo e l'arbitro non dà il vantaggio e, e fischia la punizione in favore del... Montepaone per il fallo da parte di campo su Vatrella mentre Fiorentino se n'era andato verso Fondo Campo. Punizione o vantaggio Giuseppe? Ma no, è vantaggio, doveva essere vantaggio, ormai era lì davanti, non aveva più senso fischiarla dopo, no? l'ha fischiata troppo tardi. Soprattutto forse c'era l'ammonizione munizione per, per campo ed ecco che a battere ci sembra Paparazzo che col destro cercherà di favorire qualcuno degli attaccanti del Montepone. C'è anche Conidi che sta ingaggiando un uh, testa a testa con Sangare, parte la parabola, arriva in aria, c'è troppo lunga con Grillone che non riesce a controllare il pallone. Ed effettivamente qui si riprenderà con un calcio di rinvio da parte di Colosimo che dal vertice basso del L'aria piccola alla propria destra effettuerà appunto questo rinvio, ma c'è una sostituzione. Vediamo chi entra. Esce, entra il numero 17, Doria, ed esce. Vediamo se si dovrebbe trattare. Se si gira saremo fortunati. Di Grillone esce Doria, ed, eh, esce Grillone, entra Doria. Il Cristiano Ronaldo del Montepaone anche lui un under, e quindi si affida a un altro under di grande prospettiva e di grandi doti tecniche. Mister Pisano. Il colpo di testa favorisce Paparazzo che tenta però il tiro da lontano. E la palla finisce tra le braccia di eh, Colosimo, che rinvia subito con i suoi eleganti calzettoni bianchi abbinati alle scarpette, ugualmente bianche. La Palla però si impenna e finisce in zona francese con Scarfone che riesce a fermarlo. Conidi che controlla, si è portato al centro di difesa. Errore di Conidi, tocco che però permette il ritorno di Fiorentino. Conidi aveva eh, sbagliato l'appoggio e quindi si era un attimo complicato la vita. Paparazzo appoggia per Fiorentino che lancia in avanti. C'è. Marco Voci che non partecipa al gioco perché probabilmente era in posizione di fuorigioco Paparazzo recupera, allarga verso Doria elegante lo stop, cioè se ne va ma ritorna a campo e con l'esperienza riesce a bloccare l'azione del numero 17 subentrato da poco del Montepone ancora si appoggiano i giocatori rombiolesi Rombiolese a campo con Pata che è partito in velocità di fronte a Doria combattimento, entra in entra, si accentra Pata tenta il tiro, è un tiro che non impensierisce Leone che però probabilmente lo sfiora e quindi l'arbitro assegna il calcio d'angolo, è un calcio d'angolo pericoloso conoscendo le qualità di, come colpitore di testa di Sangare e di... Eh... Socoma scende anche Ascone in questo frangente. Siamo al 39esimo. La parabola sarà a rientrare, anzi ad uscire perché di destro da parte di Mazzitelli che se la pone, si pone la palla un po' oltre quello che è il, la zona di pertinenza del calcio d'angolo. Arriva il lancio, cerca il numero Socoma con Scarfone che se ne va in velocità. Tamponato da Toscano. E alla fine la palla finisce rimessa laterale. Scarfone. Da una spinta a Toscano per fargli sentire appunto i denti e la grinta dei giocatori del Montepone. Siamo tra 30 secondi e entreremo nel quarantesimo del secondo tempo. Montepone 2, Rombiolese 2, è una partita vincente, è una partita che ci tiene tutti in piedi, è una partita decisiva. E allora ecco che ancora si accentra, ci sembra Mazzitelli che controlla, tenta il tiro e questa volta la palla finisce eh, fuori, non riescono a fermarla neanche i raccattapalle e si riprende con un rilancio da parte di Leone. Sarà Leone a calciare questo rinvio? Dal, dal fondo, la parabola arriva in zona Domenico Vosci, colpo di testa di Toscano, ancora Franzè, ormai il Montepone rischia il tutto per tutto. C'è Stocoma, c'è Franzè, evita un avversario, eh, fa, numero di Franzè all'interno dell'area, tenta il tiro. La palla finisce ora a campo, eh, ha acquisito una superiorità numerica in attacco il, uh, la Rombiolese che mette un attimo in difficoltà il Montepone. Con Crudo co eh, che ribattuta da parte di, del numero 7. Si tratta di paparazzi. E parte Marco Voci, recupero rapidissimo di Toscano. Marco Voci si ferma, sovrapposizione di Vatrella. Marco Voci ragiona, cerca di imbeccare Vatrella, ma c'è Ascone che chiude gli spazi e impedisce a questo pallone di arrivare. Il lancio è per. Socoma, anticipato da Leone con Paparazzo che si appoggia su Scarfone Mister Pisano. È una belva, sta dando tutte le indicazioni possibili perché vuole vincere questa partita e ne ha ben donde. Si appoggia Domenico Voci su Fiorentino che cerca di controllare il pallone, ma il lancio alla fine favorisce Pata. La palla probabilmente non è uscita e Pata la recupera. Mentre ci sarà una rimessa laterale in favore della Rombiolese. È un momento di grande difficoltà, Leo. Ti vedo preoccupato. No, non sono preoccupato Giorgio, sono un po', non so dirti lo stato d'animo, per una gara che il Montepaone ha giocato bene fino a quando tu mi hai chiesto chi ci perde di più nell'espulsione. Chi ci perde di più? Ora vai un attimo e poi torniamo perché. Attenzione, c'è Crudo che si accentra, Crudo tutto di destro, tiro, miracolo di Leone che si distende sulla propria sinistra e mette in calcio d'angolo, ennesimo calcio d'angolo per la Rombiolese che effettivamente, come stava dicendo Pantaleone Leto, dall'uscita di Fanelli sembra un attimo grandemente motivata. Siamo al 42esimo e al centro della zona difensiva e del centrocampo del Monte Paone, si sente moltissimo la l'assenza di Armando Mellace. Batterà Mazzitelli, siamo al 42 ⁇ esimo del secondo tempo, il risultato è sempre 2-2, De Luca invita Mazzitelli a fare presto, parte la parabola direttamente in porta e questa volta ci pensa Fiorentino, parliamo di Francesco, a mettere in calcio d'angolo e ci sarà un altro calcio d'angolo in favore del Montepone con Mazzitelli che recupera quanto più tempo possibile per poter poi eh, battere quest'ennesimo eh, calcio d'angolo parte ancora Mazzitelli la parabola è alta esco esce leone viene travolto e eh, vediamo che Ascone ancora una volta non dà segni di sportività perché manda via il pallone eh, con un pugno cercando appunto di recuperare una manciata di secondi Giuseppe suona la carica Beh, è un momento ancora più delicato. Solo Pirritano in questo momento potrebbe risultare decisivo, come è stato nel corso del campionato. In questo momento entra Pirritano al posto di Fiorentino e potrebbe fare la differenza perché è un ragazzo che ha il fiuto del gol, ha il senso del gioco e sempre nel momento giusto si proietta in aria avversaria. E soprattutto, se questa fosse una partita di poker, Mister Pisano fa all-in, tira fuori un difensore, mette dentro un attaccante e che attaccante, Pirritano, e quindi cerca di risolvere la partita. Fuori gioco, fuori gioco di Marco Voci sul colpo di testa di Pirritano, probabilmente però c'era. Verifichiamo un attimo al monitor di servizio, c'era? Eh, non, non lo so, il monitor mi indica, però come sai la telecamera non è in linea col pallone, quindi non, non ci metterei le mani sopra. E diamo credito a De Luca mentre entriamo nell'ultimo minuto di questa vincente partita. Probabilmente ci sarà qualcosa da recuperare. E Socoma che colpisce di testa. Attenzione, poi Leone che spazza via dove c'è Pirritano. Anticipato da Pata. Arriva Domenico Voci, spostato da campo. Ancora una possibilità di azione per il Montepone con Voci che tocca per Paparazzo. Suona la carica Paparazzo, appoggia per Scarfone sulla sinistra, si libera un po' di spazio. Tocca per Vatrano. Ha di fronte a sé Mazzitelli ancora per Scarfone, velocissimo Scarfone, ma troppo lungo il suggerimento e quindi si riprende con un calcio di fondo e a questo punto con un rinvio dal fondo e a questo punto Colossipo si fa affidare la palla dai solerti raccattapalle del Montepaone e si prepara appunto al rinvio, segnala qualcosa eh, l'arbitro ha alzato sono due minuti di recupero secondo De Luca che cominciano in questo momento e ancora Conidi che tocca per Paparazzo che evita l'intervento di campo, tocco di Domenico Vosci per Vatrella che allarga tutto in direzione di Pirritano stop di Pirritano, carica il destro, fucilata di Pirritano ma tiro velleitario che finisce molto lontano dalla trasversale della porta difesa da Colosimo e a questo punto i due minuti diventano probabilmente poco se il Montepaone non riesce a gestirli con la, la tranquillità che in questo momento però è molto difficile da trovare e ancora Socoma fermato da Conidi, duro fallo di Socoma su uh, Conidi e riparte ancora il Montepaone con uh, Paparazzo che tocca verso Domenico Voci che recupera la palla, il tocco a favorire Socoma, ha di fronte a sé Conidi il pallone finisce in out e rimessa laterale probabilmente per il Monte Paone. che De Luca però eh, dà al Rombiolese ancora eh, Conidi attenzione perché si stanno dicendo qualcosa Pirritano e Mazzitelli e eh, sicuramente non sono cose carine con De Luca che va a rimproverare entrambi a questo punto il nervosismo probabilmente impedisce al Monte Paone di chiudere in attacco questa, questa partita batte ancora Mazzitelli il tocco è per Crudo che mette in mezzo, dove però c'è il rinvio di Doria che sbaglia e subisce fallo. E a questo punto, all in the box, siamo agli ultimi 50 secondi. Bisogna mandare in avanti il pallone, bisogna cercare di trovare il miracolo con Crudo che va a disturbare il rilancio. Pirritano che colpisce di testa, raccoglie il pallone, lo ferma, riesce a evitare l'intervento di Crudo, tocca per il numero 3, Scarfone, anzi Doria, il tocco è verso. Marco Voci e riparte ancora Rombiolese con Toscano che appoggia per Crudo. Attenzione a questa ripartenza perché c'è Socoma, 3 contro 3, la palla arriva in mezzo per Franzè che controlla la palla e fortunatamente la calcia al lato. A questo punto siamo giunti agli ultimi 9 secondi, parte Leone, tocca per eh, Doria che riceve la palla, cerca di mandarla in avanti, lancio lungo, Ascone rinvia e questa finisce la palla sul, sui piedi di Toscano e a questo punto... Il 2 a 2 penalizza moltissimo il Monte Una partita però avvincente, e bellissima, vero Giuseppe? Sì, Match avvincente giocato da entrambe le squadre in maniera eclatante. Una, una frazione di gioco per parte, e un 2-2 che penalizza il Monte eh, che credeva e ce la poteva anche fare, però l'uscita di Mellace ha prodotto degli spazi dove la Rombiolese è stata cinica e ne ha saputo approfittare raggiungendo il 2 a 2 tanto agognato. Leo, e mentre la Rombiolese va a salutare il suo pubblico, tu come concludi questa telecronaca? Allora, una... finisce 2 a 2, il Montepone secondo me meritava di più. La partita è cambiata quando c'è stata l'espulsione, fino a quel punto il Montepone aveva controllato agevolmente la partita, in quanto rispondo ora a quella domanda che tu mi hai fatto, chi ci perde di più? Ovviamente Mellace è quell'uomo che dà l'equilibrio in campo, l'espulsione non ha fatto altro che danneggiare il Montepone, quindi possiamo, io concludo dicendo bene finisce 2-2, la Rombiolese è una bella squadra, l'abbiamo vista qua. Uh... Il pareggio lo possiamo considerare giusto da un punto di vista, ma il signor De Luca ha lasciato il suo segno sulla partita e mentre i giocatori del Montepaone salutano il loro meraviglioso pubblico ricordando il risultato finale 2 2 tra Real Montepaone e Rombiolese con gol di Scarfone e voci per il Montepaone di eh, Campo e Socoma per la Rombiolese noi ci permettiamo appunto anche di farci inquadrare dall'amico dall Pasquale Lentini il regista di questa esterna 7, salutando appunto Pasquale Lentini eh, Giuseppe Ranieri eh, Pantaleone Leto eh, Adele Chiaravallotti e Maurizio Vatrano è stata comunque una bella partita. Nulla è ancora perduto perché il Monte Paone ha ancora due giornate di campionato. Ma sarà un campionato un po' più in salita dopo questa partita per S1TV. Un saluto dalla voce di Giorgio De Filippis A risentirci alla prossima. Ricevitoria Gerace a Montepone Polerito. Da noi puoi giocare Super Ara 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Annesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Montepone Vito. Su di noi puoi scommetterci.